sangue con la finanza, che stiamo in casa, innanzitutto dobbiamo rivolgere un pensiero al compagno Sergio, Pesci, che per un motivo serio di famiglia ha dovuto ricoverare la figlia in ospedale, non è potuto essere, al momento attuale non c'è, sta facendo i salti mortali per poter portare un saluto, segnare una presenza e esporre i suoi convincimenti. Direi di cominciare, vi presento, io credo che mi conoscete tutti, vi presento da solo, ci sono con me il compagno Luca Scatti che coordina l'area, la nostra area sindacale e che in più è un compagno che fa parte del direttivo nazionale della FLC della CGIL, tanto per intendersi il sindacato scuola. Alla mia sinistra una figura storica, della sinistra regina, della sinistra e del movimento dei lavoratori di Reggio, che è il compagno Pino Morabito, che salutiamo con un vero piacere. Dico due cose io per soltanto per dare l'avvio ai lavori e poi dare la parola al compagno Luca. Ovviamente, siccome io faccio una brevissima presentazione dell'area, anche se tutti dovremmo sapere quale cos'è l'area sindacale, con 30 secondi vadano spesi del perché di questa iniziativa, poi essendo una presentazione mi riserverò poi nel merito dei problemi di dire qualche cosa nel corso del dibattito. Vabbè, noi, come il sindacato è un'altra cosa, non siamo l'ennesima riverniciatura di una sinistra sindacale qualsiasi. Nel corso della storia del movimento operaio e del movimento sindacale ci sono state diverse sinistre sindacali che però si strutturavano, si organizzavano fondamentalmente per un motivo solo, quello di ritagliarsi uno spazio all'interno degli equilibri anche della CGIL. Molte volte le esperienze di queste sinistre sindacali si esaurivano durante l'arco di un congresso, poi c'era la negoziazione dei posti, la spartizione, mettiamolo tra virgolette, delle poltrone. Noi abbiamo deciso di invocare una strada diversa. Se vedete le domandine, noi siamo un'area programmatica che viene tenuta assieme non da un'esigenza, ma da un'esigenza che proprio la crisi della società rende sempre più attuale. La crisi sta atomizzando il mondo del lavoro, lo sta distruggendo con effetti devastanti, specialmente nella realtà del Mezzogiorno d'Italia. Non è retorica, se prendiamo tutti gli indicatori noi troviamo la conferma che i processi generali di devastazione della tenuta del movimento operaio sotto ogni profilo sono ancora sempre più gravi nella realtà del Mezzogiorno. Più la crisi va avanti e più il patronato sfonda, non soltanto sul terreno, parlavamo di rapine nella presentazione, della controffensiva sui salari, sugli orari di lavoro e quant'altro, ma vince sotto un altro profilo che non è soltanto materiale, ma anche culturale. Il lavoratore deve sentirsi isolato, deve sentirsi indifeso rispetto ai processi generali che vanno avanti nel paese. E questo emerge in tante maniere e da tante voci. C'è chi giudica il sindacato come un residuo del movimento anticaglia, del movimento operaio dello scorso secolo. C'è chi teorizza forme di desindacalizzazione, ma anche questo rende i lavoratori ancora più deboli e più indifesi, deboli sul terreno materiale, ma anche deboli sul terreno delle capacità di organizzarsi e di esprimere autonomamente i loro bisogni. Abbiamo fatto un congresso realmente
vado rapidamente alla conclusione, e ci apprestiamo a vivere una nuova fase congressuale. Noi ci auspichiamo che la fase congressuale sia serena, democratica, e ci sia spazio per un confronto. In questa ottica noi avevamo dato comunicazione alla segretaria della Camera del Lavoro di Reggio Calabria, la compagna Mimma Pacifici, dell'iniziativa, sollecitando anche una presenza degli altri compagni della CGIL, perché questo avrebbe indubbiamente potenziato arricchito il dibattito. Il dibattito andrà avanti e noi nel corso di questo itinerario congressuale avremo sempre la massima apertura verso tutti i compagni della CGIL e al tempo stesso adotteremo, si sente, tutti gli accorgimenti che salvaguardino la pluralità all'interno della CGIL, la civiltà politica e quant'altro. Io francamente avrei tante altre cose da dire, ma poi nello specifico delle cose mi riprometto di intervenire. Passo la parola al compagno Luca Scardi, che farà una relazione introduttiva. Ringrazio Pino e ringrazio tutti i compagni di essere presenti. In questi giorni sulla stampa, nel dibattito politico, nel dibattito sindacale, la CGIL festeggia un apparente successo. L'annuncio del governo di un decreto legge, la presentazione da parte del governo del decreto legge che cancella i voucher, cancella la riforma degli appalti introdotta con il Jobs Act e dà soddisfazione al referendum, ai due quesiti referendari che la CGIL aveva presentato nei mesi scorsi. Vediamo esattamente, vedremo nel futuro come si conclude questa vicenda. Già nel 1993 un allora quesito referendario sulla cancellazione del Ministero delle Partecipate Pubbliche fu mantenuto nonostante un decreto legge, perché fino a che il decreto legge non viene convertito definitivamente dal Parlamento non è legge dello Stato e quindi non è sufficiente, è un annuncio futuro che non è sufficiente a cancellare il quesito referendario. Questo l'ho visto perché io credo che il dibattito politico, da quello che si vede in queste settimane e anche un po' l'ambiente in CGIL, dà un po' l'impressione che è stato ottenuto quel risultato e quindi ormai abbiamo archiviato un certo successo. Sarà tutta da vedere esattamente, vediamo quando, come e se il decreto e con che tempo e con che modalità il decreto verrà convertito. Ma diamo per un attimo per assodato, che oggi il governo Gentiloni fa un passo indietro rispetto al governo Renzi sulla vicenda degli appalti e sulle vicende dei voucher. La riflessione, il punto principale è che questo comunque non è in realtà un successo che modifica il quadro complessivo della legislazione del lavoro nel nostro paese e che modifica il segno che quelle riforme hanno portato nel paese nel momento in cui sono state approvate, per tante ragioni. La prima ragione è per la limitatezza dei quesiti rispetto alla campagna referendaria complessiva che si era tentata un anno e mezzo fa. Sopravvivono a un lungo e travagliato percorso referendario, il quesito sui voucher e quello sugli appalti, si era partito con dei quesiti ben più pesanti. Innanzitutto il terzo, che è caduto, presentato dalla CGIL, quello sull'articolo 18, che era un po' da una parte il cuore del Jobs Act, cioè la possibilità di rivedere l'impianto del contratto indeterminato di lavoro, prevedendo la possibilità di licenziare anche senza giusta ragione. Dall'altro, anche una serie di quesiti referendari su cui si erano raccolte le firme parallelamente a quelli della CGIL, a quelli che la Confederazione CGIL aveva presentato. I quattro referendum sulla buona scuola innanzitutto, che andavano a colpire il cuore normativo dal potere dei presidi all'alternanza della scuola-lavoro, al finanziamento delle scuole private, al processo di reclutamento e alla chiamata diretta,
andavano a colpire il cuore della buona scuola, che è stata la prima riforma del governo Renzi, che ha iniziato a trovare un'estrema resistenza nel paese. Io vorrei ricordare lo sciopero generale del maggio 2015, che fu lo sciopero generale della scuola più partecipato nel paese, ma non solo quello sciopero, anche tutto quel processo di resistenza che è vissuto in tutte le scuole del paese mese per mese, primo anno di applicazione della buona scuola, intorno ai comitati di valutazione, intorno al bonus dei docenti, e oggi sulle questioni dei decreti che vanno a applicare la buona scuola, e che nel paese aveva cambiato il sentire comune, il senso comune, il consenso di massa che apparentemente in maniera inarrestabile Renzi aveva conquistato sull'onda del suo governo, della vittoria alle europee e dei suoi primi provvedimenti. Gli 80 euro e l'annuncio allora di un iniziale job act che doveva risolvere i problemi di occupazione nel paese. E se vi ricordate, nel dibattito politico dei primissimi mesi del governo Renzi, doveva addirittura dare soddisfazione alla FIOM e alla lunga battaglia della FIOM per ottenere, per via legislativa o per via normativa, il riconoscimento della rappresentanza sindacale. Se voi riprendete in mano il dibattito politico di Renzi, segretario del PD e non ancora Presidente del Consiglio, dialogava con Landini e con la FIOM per ottenere questo obiettivo. Davanti a tutto questo, la buona scuola segna un inizio di cambiamento di clima sociale. Il job act, che ha a cuore l'articolo nel suo cuore invece una riforma di segno completamente opposto, che è quello del potere di licenziamento nei confronti dei lavoratori, rappresentano il cuore delle politiche economiche renziane, rappresentano il cuore di quelle politiche economiche e di quelle politiche sociali su cui Renzi inizia a perdere il consenso nel paese. Se noi oggi fossimo stati, come dire, davanti a un insieme di quesiti referendari, che dall'articolo 18, la buona scuola, agli altri quesiti che accompagnarono, perché insieme a quei quattro sulla buona scuola allora c'era un nuovo quesito sui beni pubblici e l'acqua e alcuni quesiti che mettevano mano a un altro piccolo pezzettino che era lo sblocco Italia, quel tentativo di Renzi di comprarsi il consenso delle grandi aziende edilizie e della speculazione edilizia nel nostro paese, e anche lì andava a toccare un pezzettino. Se fossimo stati di fronte a quel pacchetto referendario, oggi forse per questo governo sarebbe stato più difficile dire vabbè, ma facciamo un decreto rapido per non andare al voto, cerchiamo di non mettere in discussione la situazione del paese, e si sarebbe arrivato a un momento di verità sul destino di quel governo e sul destino di quelle politiche. Perché guardate, è molto diverso se un referendum vince perché semplicemente, come dire, ottiene il suo obiettivo specifico e limitato. Oggi il governo fa un decreto legge, lo ratificherà forse con la sua maggioranza all'interno del Parlamento e fa decadere quelle semplici leggi, o se c'è un voto popolare di massa che segna nel paese un cambio di indirizzo di tutto quel governo, di tutta quella maggioranza, di tutta quella linea del PD che quelle politiche specifiche hanno cercato di imporre. Questo oggi il governo presenta dei decreti e fa decadere le leggi, non perché ha cambiato l'idea sugli appalti o perché ha cambiato l'idea sui voucher, perché vuole evitare che questi due provvedimenti generali diventino bandiera al momento di un processo politico più complessivo, diventi l'occasione di un voto in cui 24-25 milioni di persone segnano che le politiche sociali del governo Renzi non sono maggioranza del paese e cambiano quindi anche il destino e la dinamica politica del governo, per cui Renzi non solo cade sul referendum del 4 dicembre ma non può sopravvivere più e deve cambiare, non per una congiura di palazzo o un voto all'interno degli elettori del PD, ma perché nel paese le sue politiche non sono consenso. E allora ci saremmo augurati tutto sommato di arrivare invece a questo voto che oggi si vuole depotenziare, ci saremmo augurati che in un'altra dimensione, in un altro destino, si fosse arrivati a questo voto con un insieme di quesiti molto più ampi. E lo sottolineiamo perché non si è arrivati
a quell'insieme di quesito molto più ampio, anche per responsabilità della Confederazione, anche per responsabilità della CGIL e di questa segreteria confederale, che noi critichiamo per questo. Da un quesito sull'articolo 18, usiamo questo termine, scritto con modalità avventurose, a una scelta esplicita da parte della CGIL e della segreteria confederale di non coadiuvare la FLC, la sua categoria della scuola, che aveva scelto di condurre e di raccogliere le firme sui referendum della scuola. E ricordiamo che la FLC, aiutata da alcuni sindacati di base, da alcune associazioni, dai partigiani della scuola pubblica, dai comitati per la democrazia della scuola, dai comitati lì, raccolse 510.000 firme. E si sa che, diciamo, nel percorso di raccolta firme referendario, per la baroccaggine, l'astrusità delle norme, alcune decine di migliaia di firme saltano sempre nei processi, perché sono doppie, perché non sono complete nella sua, e saltò per poche decine di migliaia di firme, che forse se la Confederazione, avendo raccolto 1.200.000 firme sugli altri quesiti referendari, avesse accoadiuvato e aiutato, si sarebbe riusciti a raggiungere anche quel risultato. Allora, crediamo che appunto il problema vero era cercare di dare un cambio di segno nel paese alle politiche del governo Renzi, perché appunto le politiche del governo Renzi sono state delle politiche di classe nel paese. Oggi si discute, ci sono le primarie, la discussione su quanto il PD è a sinistra, la riscoperta della rivoluzione socialista da parte di chi è uscito, è il titolo del libro di Rossi, presidente della Toscana, da parte di Orlando e da parte di Michele Emiliano, della difesa di una tradizione di sinistra nel Partito Democratico. Però guardate, noi abbiamo conosciuto una sinistra senza lavoro in questo paese, l'abbiamo conosciuta prima che il Movimento Operaio si desse in questo paese un'organizzazione, un profilo politico, un profilo sociale. È stata la sinistra di De Pretis e la sinistra del trasformismo, la sinistra dell'Unità d'Italia dal 1876 alla fine del 1900, che è stata anche la sinistra che poi ha prodotto Crispi e la difesa politica di Bava Beccaris e di chi cannoneggiava allora gli operai in sciopero a Milano o i fascisti siciliani, che allora non era il movimento fascista di Mussolini, era il movimento delle campagne che organizzava contadini e braccianti nel sud Italia. La sinistra produsse anche quello perché allora avevano solo e unicamente una ragione politica di autoriproposizione, non è differenza tra progressisti liberali e conservatori all'interno di un Parlamento completamente sganciato dalle ragioni sociali italiane e dalle ragioni del lavoro. Oggi il PD è esattamente quello. Oggi il governo Renzi ha segnato esattamente quel quadro politico e non ha segnato nelle dichiarazioni, nell'ideologia, nella sua, come dire, semplicemente retorica del buonismo e della rottamazione. Ha segnato nelle sue politiche concrete, ha segnato nelle sue leggi reali, lo ha segnato nelle sue leggi di bilancio, l'ha segnato nelle sue scelte economiche. Il problema del Jobs oggi non è solo che dava il potere di licenziamento perché c'era bisogno di, come dire, fluidificare un mercato del lavoro rigido, poverini, gli imprenditori erano un po' spaventati da assumere persone che poi non potevano licenziare più in un periodo di grande mutamento economico, diamogli la possibilità con le tutele 300 di dare e assumere i giovani, si è visto che non è stato così. Ma non era solo un problema, come dire, di fluidificare il mercato del lavoro. Il Jobs Act è un insieme di norme che ha un cuore generale ed è smantellare i rapporti di forza del lavoro nei confronti del padronato all'interno del nostro paese. Il Jobs Act ha al suo interno l'articolo 18, cioè appunto si può licenziare anche con giusta causa, diamogli qualche rimborso economico di qualche tipo. Si può demansionare, cioè io all'interno di un'azienda posso prendere e decidere che quella persona, gli garantisco lo stipendio base,
ma gli do a una mansione, una qualificazione molto più bassa, facendogli saltare di conseguenza anche tutte le indennità. E questo potere è il potere di ricatto e di controllo leale del padrone all'interno dell'azienda. Posso sviluppare il telecontrollo. Il telecontrollo è la possibilità oggi con i telefonini, con i tablet, con i chip all'interno, di controllare in ogni momento il lavoratore dove si trova all'interno dell'azienda e quanto produce. Questi sono elementi materiali. Se noi andiamo a prendere lo statuto dei lavoratori, quello del 1970, nei suoi primi articoli non è che declama diritti universali del lavoro. I primi articoli dello statuto del lavoro, dei lavoratori, della legge, disciplinano e determinano quello che il personale di guardia può fare all'interno di un'azienda, perché nell'azienda fordista di allora c'erano i guardiani che avevano controllo assoluto di quello che succedeva dentro i lavoratori, perché nella Fiat degli anni 50 e 60 ci fu allora un pretore, un giudice d'assalto che non parlava solo contro i politici ma interveniva anche dentro la fabbrica. Aveva scoperto che la Fiat assumeva ex carabinieri e personale dei servizi segreti e schedava tutti i suoi dipendenti. E si disse: questo livello di controllo sulla vita privata e questo livello di controllo sul movimento dell'azienda, un'azienda non può averci. Questi sono i primi articoli dello Statuto dei Lavoratori. E oggi il Job Act non solo dà il potere di licenziamento, ma consegna dentro le aziende, tutte le aziende, non solo le fabbriche, un quadro legislativo in cui il controllo della prestazione lavorativa viene ridato al padrone. E guardate, è quello che materialmente poi il padronato sta iniziando ad esigere all'interno della riforma della stagione contrattuale che è seguita all'approvazione del giovane. Io non so se avete seguito qualche tempo fa Almaviva e la vicenda del licenziamento dei 1666 lavoratori di Roma, di un corsetto. I 1666 lavoratori hanno scelto di non firmare un'ipotesi di contratto nuovo e per questo Almaviva, diciamo, ha detto: a questo punto chiudiamo tutta la sede romana e diamo le lettere di licenziamento. Ma cosa era contenuto in quell'ipotesi? Era contenuta l'idea che Almaviva, che poi è stato l'accordo firmato nell'altra sede di Almaviva, quella di Napoli, che oggi l'accordo vigente all'interno di quella sede, che una parte del tuo stipendio e del tuo salario te la diminuisco, perché tu devi capire, siamo in una situazione di crisi per cui ti riduco lo stipendio, ma soprattutto che io posso utilizzare gli strumenti di telecontrollo che mi sono dati all'interno dell'azienda e che io utilizzo quegli strumenti non solo per vedere se lavori e quanto lavori, ma anche per determinare il salario di produttività, o ve la riduco in maniera minima, che la parte, una quota significativa del tuo salario non sarà solo data per quanto tempo stai seduto sulla tua postazione e neanche, come era già precedentemente, a quante telefonate rispondi, ma ti sarà unicamente risposto in termini di quanti secondi tu stai al telefono all'interno di un call center con l'utente. Questo è il livello di controllo della prestazione lavorativa che sta dentro nella possibilità del quadro del job act e che a quel punto viene chiesta l'esigibilità di quella situazione. E che quello che si tenta col contratto nazionale dei metalmeccanici, che oggi la FIOM decide di firmare, qualche mese fa la FIOM decide di firmare, riprendendo completamente l'accordo del 2012 che non si era firmato, il famoso contratto separato, che diventa vigente e esigibile dal padronato in tutte le aziende, ma che inizia a intervenire pesantemente all'interno della situazione del lavoro. Guardate, oggi c'è un'altra grande azienda del sud, Fincantieri a Palermo, che ha un reparto che è in sciopero da 5 settimane. Ed è in sciopero perché Fincantieri a Palermo ha detto a questo reparto: visto che il contratto nazionale ce lo consente, utilizziamo anche qui quella regola che permette di spostare la pausa pranzo
dal centro del turno alla fine turno. Guardate, è la stessa richiesta che fece Pomignano, che fece Marchionne a Pomignano nel 2010, e che fu la richiesta che creò maggiori difficoltà tra i lavoratori. Quando i lavoratori votarono no al 40% a Pomignano e considerarono uno scandalo, non lo considerarono perché veniva cacciata fuori la fiamma dalla fabbrica, perché sì, è importante la fiamma ai diritti sindacali, ma non è che i lavoratori hanno pienamente attenzione, consideravano uno scandalo che la pausa mensa all'interno di una fabbrica con i ritmi di lavoro che ha Pomignano o la Fincantieri, che la pausa mensa non fosse a metà turno con la possibilità quindi di prendersi una mezz'ora e 40 minuti di riposo, ma fosse messa in fondo al turno, in maniera che tu dovevi per forza lavorare 7 ore in maniera piena e continuativa, perché questo è un elemento di pieno controllo del padronato della tua prestazione lavorativa. C'è un film che gira da qualche tempo negli schermi, si intitola 7 minuti, racconta la storia immaginifica ma molto reale di un RSE, delegati di lavoro, una fabbrica tessile che è smantellamento, si ha paura della chiusura e arriva una multinazionale, e questa multinazionale si siede e gli dice: no, ti garantiamo l'occupazione tutta per i prossimi 10 anni, anzi ti garantiamo un investimento e l'assunzione. E dice all'RSU: però mi devi dare 7 minuti della tua pausa pranzo, che è di 15 minuti, per cui la pausa pranzo si riduce a 8 minuti, ci stai? E la RSU inizia a discutere, tutto sommato erano in sciopero da 15 giorni davanti alla prospettiva di chiusura. L'RSU dice: sì, certo, cioè, cosa vuoi che siano 7 minuti? Fin quando c'è una vecchia delegata che interviene e dice: no, però strano, sai, io mi ricordo quando ero assunto, la pausa pranzo era di 45 minuti, poi c'è stata la crisi e è diventata di 30 minuti, adesso di 15 minuti, cosa ci chiedono? 7 minuti per l'occupazione, cosa sono quei 7 minuti? Sono totale potere di controllo del padronato sulla prestazione lavorativa. C'è un contratto che è stato sempre firmato da CGL e CISL recentemente, è il contratto sull'igiene ambientale, è stato firmato quest'autunno. L'igiene ambientale sono i lavoratori e le lavoratrici dell'igiene pubblica, quelli che raccolgono le immondizie e gestiscono gli inceneratori. È un contratto strano, perché in quella realtà strana che è il nostro paese, metà delle aziende sono pubbliche e metà delle aziende sono private, per cui si fa un contratto che è mezzo pubblico e mezzo privato, me la metto così. E in questo contratto si stabilisce che per avere l'aumento, il solito aumento che si sta dando in questo momento in termini monetari in tutti i contratti, cioè 70, 75, 80 euro al mese lordi, quindi metalmeccanici che sono molto meno, è tutta un'altra partita, per ottenere quei soldi si prevede un aumento dell'orario di lavoro alle 36 alle 38 ore alla settimana. Io credo che sia la prima volta da decenni che il sindacato italiano arriva a firmare un aumento assoluto dell'orario di lavoro in contropartita di un aumento salariale. Non, guardate bene, gli straordinari obbligatori, 40 ore e 80 ore che sono già previsti ormai nella maggior parte dei contratti, per cui il sabato è diventato lavorativo obbligatorio attraverso gli straordinari in molte realtà del nostro paese. Un aumento dell'orario normale di lavoro, della settimana lavorativa normale, e di nuovo il controllo dell'orario di lavoro, il controllo della prestazione lavorativa, perché guardate, c'è una roba che noi dobbiamo renderci conto come sindacato e come sinistra: è 10 anni che ormai sembra diventato senso comune che viviamo in una nuova epoca tecnologica, ci sono gli smartphone, ci sono i robot, c'è la tecnologizzazione, per cui sembra che ormai il lavoro sia solo intelligenza, che ormai la produzione di valore non è più data dal lavoro, è nata da, si dice, il capitale cognitivo, dalla fantasia, dal tuo desiderio e dalla tua volontà di partecipare. E quindi che tutta la sinistra non pone più attenzione a quello che succede nei luoghi e nei posti di lavoro. Avete visto degli articoli sui contenuti dei contratti, sui giornali della sinistra, su Repubblica, sull'Unità, sul Manifesto, nei giornali, nelle radio, nei congressi?
Nei congressi che ci sono stati in questi mesi di Sinistra Italiana, di Rifondazione Comunista, inizia oggi, del Partito Democratico, si parla di contratto, di lavoro, di quello che succede concretamente? No, perché si dice in realtà, come dire, non è più nel lavoro che si gioca questo elemento, non è più nel lavoro che si gioca la ricchezza della società. E però tutto questo è strano, perché quello che ho detto è che però il padrone, i datori di lavoro, le aziende, per affrontare la crisi decennale nel quale sono pienamente inserite e per affrontare un livello di competizione mondiale enorme tra i grandi poli capitalistici, oggi i giornali sono dominati da Trump e dal rischio per le esportazioni italiane di possibili produzioni di dazi all'interno degli Stati Uniti, per affrontare questa competizione c'è un'unica risposta, che è quella di ridurre il costo del lavoro e di aumentare lo sfruttamento del lavoro, o aumentando l'orario o controllando la prestazione lavorativa, per cui non vi basta sapere quante telefonate rispondi, ti conta esattamente quanti secondi e ti pago solo sui secondi. È il cottimo che c'era prima degli anni 70, riportato all'interno di quello che oggi è un processo lavorativo moderno, il call center. E dentro le aziende, nei contratti di secondo livello, si dice oggi la produttività non può più essere fissa, deve essere sempre variabile, deve essere sempre legata alla tua prestazione lavorativa. Non è che puoi ottenere un quanto immediato. E allora vediamo che è qui, è su questi elementi, che c'è oggi ancora più bisogno di sindacato, che c'è oggi bisogno di tornare. Quando la CGIL nel 1955 fu sconfitta alle elezioni alla Fiat, allora una fabbrica di 120.000 abitanti, a Mirafiori, fu sconfitta alle elezioni della commissione interna. La CISL, allora, insieme al SIDA, quella sua parte di destra che poi divenne il SIDA, vinse le elezioni delle commissioni interne e la CGIL disse: bisogna tornare nelle fabbriche, bisogna tornare nei posti di lavoro, cioè bisogna tornare a capire quello che sta succedendo nelle prestazioni di lavoro, bisogna tornare a capire quello che sta succedendo nelle catene di montaggio, come si determina il salario, come si determina l'orario, come si determinano i diritti dei lavoratori. Ecco, noi oggi crediamo davanti a una stagione contrattuale in cui la CGIL ha scelto, ha scritto, prendete il documento CGIL CISL del gennaio 2016, ha scritto, vabbè, bisogna garantirsi un contratto nazionale, bisogna garantire un minimo di soldi, l'obiettivo è garantire che ci sia ancora il rinnovo dei contratti nazionali, che ci sia un minimo di soldi qui, 50, 60, 70, 80 euro di rinnovo. Davanti a questo noi assumiamo come sindacato l'obiettivo di avere produttività, di avere efficienza e di avere innovazione all'interno dell'organizzazione del lavoro. Cioè il sindacato non si fa più promotore del controllo della prestazione lavorativa, o meglio, del contrasto del tentativo di controllo padronale di controllare il lavoro. Allora noi, io credo che questo sia il problema, noi dobbiamo tornare a parlare di questo e noi dobbiamo tornare a costruire un sindacato che si costruisce sulla difesa dei diritti, non come elementi semplicemente astratti, giuslavoristici, ma come spazi concreti di autonomia delle persone all'interno dei sistemi del mondo del lavoro. E questo avviene, cerco di chiudere, avviene nel mondo del lavoro, ma sta avvenendo in un altro enorme pezzo che non citavo prima, la buona scuola, in quello che è stato, perché anche lì è questo che è in gioco. Ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo, su Repubblica è stato per la prima volta pubblicato un'inchiesta dell'OCSE che parla bene della scuola italiana. È strano, la prima volta che sentiamo parlare della scuola italiana su Repubblica, sui grandi giornali, è per dire quanto la scuola italiana è immobile, quanto è difficile, quanto fa resistenza ad applicare la buona scuola, quanto non è efficiente, quanto nei testi invalsi o PISA, il nostro PISA è un questionario OCSE in tutti i paesi a capitalismo avanzato, in tutti i paesi occidentali, che mostra quanto sono bravi gli studenti. È per dire che la scuola italiana, scusatemi il termine, fa schifo e bisogna cambiarla, bisogna innovarla, bisogna... E per la prima volta su Repubblica da molti anni è uscita un'inchiesta che diceva che la scuola italiana è un'eccellenza. E che cos'è un'eccellenza?
nella ridurre le disuguaglianze. È la scuola europea e nei paesi occidentali in cui nella scuola dell'obbligo c'è meno differenza nelle votazioni tra i figli di persone con classe sociale elevata e i figli di persone povere. Guardate, non è che la scuola ha cancellato la disuguaglianza sociale nel nostro paese, neanche la scuola italiana. Don Milani diceva nel 68 la differenza tra te e il padrone è che lui sa 10.000 parole e tu ne sai 1.000. E ancora oggi la differenza in Italia tra i figli della povera gente e i figli di chi è ricco è che chi è ricco arriva a fare l'università e a laurearsi, e che il figlio della povera gente non è detto che arriva all'università e spesso non ci entra nemmeno. Ma non solo, che dentro la scuola chi ha dietro una famiglia che ha studiato, che ha i libri in casa, che permette di andare ai viaggi, che ha i computer, il tablet, la televisione, è in grado di prendere votazioni migliori. Ma ci dice che la scuola italiana, rispetto alle altre scuole europee, riduce questo gap di più. Questo non è un caso. È figlio di una scuola italiana che ha assunto la lezione di Don Milani negli anni 60 e 70. E che negli ultimi 40 anni ha costruito un sistema scolastico nazionale senza differenze e senza competizione tra scuola e scuola. Molto si parla di giovani che vanno all'estero. Guardate, quando c'è un ragazzo, io lavoro in un'università, sono un ricercatore, uno dei lavori che devo fare nella mia vita è riconoscere le carriere degli studenti. Quando c'è una persona, un italiano, che deve andare a iscriversi in un'università inglese, si scrive, non guardano da che scuola proviene. Quando un inglese si va a scrivere a un'università inglese, la prima cosa che guardano è da che scuola proviene, perché il modello anglosassone prevede il fatto che ci sia una differenza di classe netta nell'istituto a cui appartiene. Le scuole, le singole scuole sono in competizione fra di loro nella raccolta dei fondi, nell'assunzione degli insegnanti migliori, nella proposizione della didattica migliore, nel prendersi gli studenti migliori. E nel modello inglese si sa che se tu esci da quella scuola di Londra, perfino il peggior studente sarà sicuramente migliore di quello che esce da quell'altra scuola della periferia di Londra. Nel modello italiano no, perché c'è un sistema scolastico nazionale. Perché i docenti non sono distribuiti nelle scuole a seconda della loro bravura, sono distribuiti per graduatorie, in maniera imparziale. Perché i docenti non sono distribuiti nelle scuole, non erano distribuiti nelle scuole, per scelta dei docenti e per chiamata diretta. Perché le scuole non competevano tra loro per prendersi i fondi dai privati. La buona scuola sta cambiando questo. La buona scuola sta introducendo meccanismi competitivi di classe all'interno del sistema scolastico. Per cui ci saranno le scuole in competizione tra di loro, quelle eccellenti, che potrà prendere i fondi privati migliori, gli studenti migliori, gli insegnanti migliori, perché me li scelgo attraverso i meccanismi della chiamata diretta del docente o anche attraverso i meccanismi apparentemente migliori, per cui la singola scuola potrà chiamare i docenti che sono più congruenti ai suoi criteri di insegnamento didattico. Cioè, ci possono essere scuole che insegneranno cose diverse. È l'autonomia scolastica portata agli estremi che inizia a differenziare il sistema formativo per elementi di classe. Allora anche qui c'è un tentativo di controllo della prestazione lavorativa e c'è un tentativo di controllo del lavoro, di segmentazione e di divisione dei lavoratori a partire dal titolo di studio che hanno. Allora ho finito. Noi crediamo che rispetto a questo, noi sindacato altra cosa, noi opposizione ci chiede, che rispetto a questo la CGIL non sia adeguata. E la cosa tremenda è che non è adeguata in tutte le sue espressioni, non è adeguata nelle categorie, non è adeguata nell'FLC, non è adeguato purtroppo più neanche Landini e la FIOM, perché quell'elemento di resistenza che Landini e la FIOM hanno rappresentato quando c'è stato Marchionne, quando c'è stato il tentativo di sfondamento sul controllo della prestazione lavorativa negli ultimi anni, quel tentativo di resistenza oggi la FIOM non lo sta più praticando. Non che Landini oggi, quando va a
parlare alla 7 o sulla RAI non dica cose particolarmente diverse da quella che diceva 7-8 anni fa. Il problema è che se nel 1955 la Fiom aveva scelto di tornare dentro le fabbriche e di ripartire dalle fabbriche per contrastare il nuovo sistema produttivo, oggi la Fiom ha scelto esattamente l'operazione inversa. Ha scelto di uscire dal contrasto, dal conflitto dentro le fabbriche, e ha scelto di giocarsi solo unicamente sul piano mediatico e sul piano politico-sociale. Dalla coalizione sociale a oggi il tentativo di Landini di conquistarsi un posto al sole nella segreteria confederale della CGIL per competere con la Camusso sulla direzione complessiva della confederazione. Ecco, noi crediamo che questa non sia la risposta, che il sindacato debba essere un'altra cosa, che bisogna ritrovare una linea che rimette in discussione quello che sta succedendo nei posti di lavoro, quello che sta succedendo concretamente nelle fabbriche, e inizia a ricostruire una difesa dei diritti e del salario. Abbiamo intitolato un'assemblea nazionale che abbiamo fatto dei nostri delegati e dei nostri delegati della FIOM, che hanno contrastato l'ultimo contratto nazionale, né il pane né le rose. Né il pane del salario si difende, né le rose dei diritti. C'è bisogno oggi di ricostruire una grande campagna vera di difesa dei diritti universali del lavoro. La CGIL fa una campagna sulla carta dei diritti universali del lavoro, che non sia fatta di dichiarazioni e raccolti a FIOM, sia fatta di presidio nei posti di lavoro, nelle scuole, su quello che sta succedendo concretamente. Su questo noi, dentro un'organizzazione sindacale che abbiamo sempre considerato e che consideriamo tuttora plurale, frutto dell'ampio mondo della sinistra e di un ampio e articolato patrimonio culturale e politico di esperienza, noi crediamo che abbia senso organizzare una sinistra che, come diceva Pino, non sia solo una sinistra che porta il suo contributo negli organismi dirigenti, ma che prova nei posti di lavoro, che prova concretamente nella realtà a dare un contributo con la sua autonomia. Per cui presenteremo un documento, l'abbiamo annunciato, abbiamo riunito il nostro coordinamento nazionale qualche settimana fa a Bologna e abbiamo deciso che noi abbiamo la presentazione di un documento alternativo al prossimo congresso per presentare queste idee. Ma abbiamo deciso di praticarlo e ho finito. Ci sono tre fabbriche oggi, una l'ho già citata, la Fincantieri, l'altra è la SAME a Treviso, e l'altra ancora la GKN, che stanno portando avanti delle vertenze. Nel caso della GKN, oggi hanno firmato un contratto, l'accordo di azienda, che dice cose diverse dal contratto nazionale dei metalmeccanici. Usiamo questo termine, migliora il contratto nazionale dei metalmeccanici, perché si costruisce un sindacato che è un'altra cosa, è un'altra linea, praticandolo dentro gli organismi dirigenti, nei congressi e presentando il documento, ma noi crediamo anche sostenendo e dando senso e dando connessione a quelle lotte e quelle episodi di resistenza che ci sono concretamente nel paese, dentro le fabbriche come dentro le scuole. Grazie. Dobbiamo ringraziare Luca perché la sua relazione ha focalizzato perfettamente tutte le questioni che ci stanno di fronte e anche ha dato alcuni spunti per poter continuare a lavorare. Noi dobbiamo considerare questa assemblea semplicemente un momento di passaggio, interverrò io e dirò alcune cose, per la costruzione e il rafforzamento della nostra area. Prima di dare la parola al compagno Pino Morabito, una cortese sollecitazione. Noi ci hanno finanziato, all'uscita c'è il compagno Demetrio Cutrubi che sta raccogliendo i piccoli contributi che ciascuno di noi può dare per garantire il pagamento della sala e per coprire qualche altra piccola spesa derivata dall'organizzazione di questa iniziativa. La parola al compagno Pino Morabito e dopo interviene la compagna Daniela Gatti. Altri compagni che vogliono intervenire, entro l'intervento di Pino lo facciano sapere alla presidenza, così ci regoliamo anche sui tempi degli interventi. Grazie. Io mi alzo perché così posso leggere qualcosa, perché voglio essere puntuale su alcune questioni. Intanto
mi scuserà il compagno Luca Scacchi se io subito rirappresento una mia opinione che è diversa dalla sua in relazione ad alcune affermazioni fatte nella parte iniziale del suo intervento. Mi riferisco al successo ottenuto col referendum. Beh, io ho una certa età, quindi ho partecipato a tutti i referendum che sono stati in Italia con grande entusiasmo. Però a quello Monarchia e Repubblica per esempio. No. Troppo piccolo, non potrei. Però l'ho seguito. No, l'ho seguito, l'ho fatto. L'ho seguito perché purtroppo. Quello che voglio dire io è la CGIL ha memoria corta, oltre dal più utente che ha scontrato il compagno Luca, perché la CGIL che propone un referendum per l'abrogazione della riforma dell'articolo 18 o questi referendum anche quest'ultimi due che sembra abbia avuto un minimo successo, ha dimenticato che la prima grande, sonora, sconfitta del sindacato c'è stato un referendum sulla mobilità. E quindi prima di chiedere un referendum, ci avrebbe voluto pensare, non una volta, mille volte avrebbe voluto pensarci. E io mi auguravo, il compagno Bezzemolo sa, che il referendum dell'articolo 18 venisse scongiurato, perché ero terrorizzato dal fatto di un'altra sconfitta che ci potesse, perché la sconfitta della CGIL e la sconfitta di tutto il mondo lavorativo, o per tutto il mondo operario. E quindi non è una sconfitta di un sindacato, tanto è di tutti voi. E, attenzione, che Renzi ha perso il referendum, ma quello che ho ricordato un momento, non era un referendum che qualcuno ha proposto, era un referendum obbligatorio, voluto dalla legge, perché quando vengono fatte le riforme costituzionali la legge prevede necessariamente un referendum e ne esplica le forme. E quello è il successo che c'è stato contro Renzi non si sarebbe tradotto poi in un successo altrettanto valido sull'articolo 18. Perché? Perché ci sono interessi molto contrapposti e diversi nel mondo economico italiano e in questo momento stanno prevalendo, abbiamo visto, gli interessi del mondo capitalistico e del mondo imprenditoriale. E riparto da qui, tutta la seconda parte dell'intervento del compagno Luca, la condivido pienamente, la sottoscrivo, e voglio dare un contributo cioè alla giustezza puntuale delle concezioni del compagno Luca. Io voglio aggiungere qualche cosa. Intanto voglio ricordare che c'è una legge in Italia che ancora esiste, che è stata completamente trasformata e in alcuni punti è rimasta integra, è la Costituzione italiana, che viene considerata molto ormai vecchia, superata, sorpassata e che non si deve osservare, ma c'è. E la Costituzione italiana, a prescindere da quella frase iniziale della Repubblica Italiana fondata sul lavoro, che era anche un po' equivoca, perché la proposta che c'era stata iniziale era quella fondata sui lavoratori. E c'è un motivo e una ragione, tu ti ricordi la mia ex alunno che mi ha spiegato queste cose, no? Fondato sui lavoratori, perché fondato sui lavoratori? Perché era la categoria che era stata più bistrattata durante il fascismo, perché era la categoria che aveva preso in mani per il prima le reti della lotta contro il fascismo, quindi della lotta partigiana. Ecco per cui, fatto una costruzione della Repubblica Italiana, non si voleva mettere fondata sui lavoratori. Purtroppo anche là c'era uno scontro politico evidente, si è andato a un compromesso generico fondato sul lavoro, che può dire tante cose, ma può dire bene. In ogni caso però poi ci sono delle cose importanti. Al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana, ancora vigente, lo ripeto, c'è scritto: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi è sociale per la sindacale, eccetera, perché prima veniva impedito. Non solo, ma prosegue, perché molti articoli si fanno nella cosa, eccetera. L'articolo 4 dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, non solo riconosce questo, ma promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Bene, credo che non sia stato mai attuato. Mai attuato, non si è pensato di attuare le condizioni. Hanno pensato di attualmente si fanno sulla testa dei lavoratori invece di quelli occupati di promuovere le condizioni per ancora consentire l'auto vendita, l'auto guadagni alle imprese italiane, private. Questo c'è, è privato, ma tutto privato, tranne qualche cosa minimo che tu hai citato, per cantiere, qualche cosa, tutto, ormai tutto l'impresa è privata, non c'è più l'impresa pubblica come era fino a 20 anni fa circa. Ma prosegue ancora con altri articoli importanti, l'articolo, un attimo solo, io ho dimenticato le altre lettere, non leggo bene. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Poi, l'articolo 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro, no, alla qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Cioè, avete sentito quelle cose che vi accompagnano? Stanno riducendo in continuazione il costo del lavoro, stanno aumentando le ore di lavoro, e in aperto e smaccato contrasto con questo principio che deve essere messo in, e deve essere applicato. Poi ci sono altri articoli che seguono, dove penso giustamente, anche qui siamo ancora molto lontani da aver realizzato, alla tutela della donna lavoratrice, perché era discriminata allora nei confronti dell'uomo e è discriminata tutt'oggi. Alla tutela del lavoro minorile, anche addirittura, anche in questo caso c'è, ne sono rimaste le cose quasi come nel 1948 quando è entrata in funzione, in vigore la Costituzione italiana. Io perché ho voluto ricordare questo? Perché di questi diritti costituzionali primari, perché questa è la legge più importante della storia italiana ancora oggi, e tutte le altre leggi, si dovrebbero informare a questo, non sono state attuate. Anzi, ritornano in vigore norme che ormai erano scritte nel codice civile italiano, ma che non erano più attuate in quella forma come erano scritte. Il codice civile è stato approvato nel 1942 e oggi è in vigore l'articolo 2118 intitolato Recesso ad mutuum, che dice che ognuna delle due parti, o datore di lavoro o lavoratore, può recedere in qualsiasi momento dal contratto purché venga dato un preavviso secondo, allora diceva come si chiamava? Secondo accidente, sul mercato, come chiamavano allora, un attimo, andiamo sul codice civile, ecco, secondo le norme corporative, le corporazioni, il fascio, e oggi secondo gli usi, o secondo i contratti collettivi, cioè apposta le norme corporative dobbiamo mettere i contratti collettivi di lavoro. Quindi, però oggi come oggi questo è l'articolo di vigore, ha preso piena. C'è anche l'articolo 2019 che introduce la giusta causa, ma con quale risultato? Con questo oggi che non viene pagato il preavviso, non viene dato il preavviso, è il tronco del licenziamento. Ecco. Che cosa è successo?
dall'emanazione, dal calibro della Costituzione 48, che per molti anni non veniva infatti le leggi di applicazione, perché quella è una legge detta i principi generali, ma poi le questioni concrete sono state con le leggi dello Stato italiano. Per lunghi anni non c'è per nulla, ma nel paese c'erano lotte straordinarie. Io ricordo addirittura una volta a Piazza Dante a Messina nel 49 una carica terrificante della Cerere contro un corteo di lavoratori, e sono rimasti uccisi quei lavoratori, non parlati mai, perché sono rimasti uccisi non so per quale causa, erano sparati loro, non sapevo chi avesse sparato, non si è mai saputo. Ecco, c'è stata una serie di lotte, di battaglie straordinarie. La CGL è in testa, sta prendendo attenzione. Allora non c'era soltanto il sindacato ben organizzato che si muoveva assieme ai suoi aderenti e lavoratori, ma c'era anche una sponda politica forte, rappresentata da due forti partiti, marxista, Partito Comunista e Partito Socialista, e quindi da una parte c'era l'azione politica efficace nei confronti dei governi e nel Parlamento italiano, dall'altra c'erano le battaglie, le lotte sociali straordinarie che la CGL portava avanti quasi da sola con le manifestazioni popolari di tutti della classe lavoratrice interessata. E questo produceva effetti, e a un certo punto si è arrivati a concludere quel principio. Me ne voglio ricordare uno perché è importante. Una delle categorie più bistrattate da noi, da noi non ci sono attività produttive, penso che qualcuno le omega, soltanto quella, non c'è, soltanto quella sì. Non so attività produttive, da noi c'era una ricchezza straordinaria naturale, il bergamotto, gli agrumi, il bergamotto che una ascianza molto ristretta in Reggio Calabria, da San Giovanni fino al Merito Porto Salvo, ecco. E c'erano chi lavorava, i coloni, allora si chiamavano i coloni, e che avevano un rapporto del 20% di rendita, mentre il proprietario dei terreni era l'80%. Che cosa significava? Che quel 20% il colono non lo prendeva mai, perché venivano fatti i conteggi ogni anno e il colono era sempre debito. Io ve lo posso dire con certezza perché io ho dovuto seminare e studiarmi i libretti colonici, dove c'era tutta la vita del corte. In quei libretti colonici, quelle norme che allora che venivano dal 34 e dal 38, c'erano in un articolo due righe di diritti del colono, in un altro articolo due pagine di diritti del proprietario. E viceversa, 20 pagine di doveri del colono e 2 pagine di diritti del colono, e di doveri del proprietario. Questa era la situazione. Si instaura, si viene mancata avanti una battaglia. Ma che cosa si è fatta? Come possono fatte le battaglie anche dalle nostre parti? Andando a trovare uno per uno, a convincerlo, ad aiutarli, perché c'è la paura di mettersi contro. E allora lo chiamavano il proprietario un signorino, il padrone, cioè il signorino. La parola signore vuol dire parola assoluta della cosa e delle persone, e quindi quella parola signorino c'ha tutti gli frati. Hanno paura, hanno paura di che si è cacciati da quella sgangherata casa colonna che abitavano e di non poter più mangiare, eccetera. E quindi per il resto sono detto, una volta, i sindacalisti straordinari, io le ho conosciuto tante cose di dire. Giorno e notte andavano, di notte andavano a casa di questi a parlare, a discutere, ma non solo con i sindacalisti, chi faceva anche attività politica si buttava nella lotta, aiutava. Io non voglio tediare con tutto, ma ricordo quante campagne ho girato nel regime, anche nel Melendese, a Brunella di Merito,
detto sì, una volta di intervenire perché era stato arrestato un avvocato addirittura, dal pretore di Merto Pozzato, e per farlo liberare si è voluto che cosa? La presenza straordinaria di circa 1000 persone, e quindi ha terrorizzato il pretore, l'ha dovuto liberare all'avvocato di Merto Pozzato, la presenza di 1000 persone. Insomma, che quella lotta portò alla prima legge sui partenariati del 1974, comincia con queste parole: al fine di rendere più equi i rapporti sociali nell'agricoltura. E si incomincia con questa, si cambia tutto. E poi nel 66 arriva la prima legge sui licenziamenti, sul giustificato motivo obiettivo del licenziamento. Ma sempre sempre in queste battaglie. E poi vi ricordate voi, c'è stato il 69. Sì, le lotte giovanili, le lotte studentesche, che sono legate alle lotte della classe operaria. E è venuto fuori lo statuto del lavoro di cui parlava il compagno. E una serie di battaglie. E poi altre leggi a favore delle lotte, contro per i licenziamenti collettivi che vengono fatti, ecco, per i licenziamenti dell'Alma Viva, come si chiama? Alma Viva. Che so, attenzione, io so perché c'è stata anche debolezza in quella lotta. Perché nel frattempo sono state modificate le norme del 91 e dal 2010 qua comincia la rovina legislativa e giudiziaria. 2010, da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, di centrodestra e di centrosinistra, accidenti. Nel 2010, il primo come repressione, era come un Berlusconi ancora. Le pressioni dell'Europa, si giustificava tutto dalle richieste dell'Europa, e si fa e si modifica le licenziamenti collettivi, per cui se non vi sono gravi violazioni dei criteri di scelta, ma viene violata tutta la procedura prevista dal 91, non c'è la reintegrazione per il posto di lavoro. Ecco che poi diventa difficile anche fare delle battaglie, perché tu come fai a muovere le masse che hanno voluto perdere il lavoro completamente e devono essere mai più reintegrati gli assunti? Perché ci sono state queste leggi? E quello che è grave, però. Perché queste leggi sono passate? Parlo del 2010, il cosiddetto collegato al lavoro, che fa un'altra operazione brutta. Riduce i tempi entro i quali il lavoratore si può difendere. Cioè, una volta era 5 anni, non devi tutti i diritti hanno tempi cosiddetti di prescrizione, cioè i diritti devono esercitare entro un certo numero di anni. I diritti più importanti entro 10, quelli meno importanti entro 5, e poi sono cose sotto. Avevano 5 anni di tempo l'autore licenziato per tutelarsi dal ridotto del personale a 270 giorni. Cioè, e nemmeno il tempo di tentare di fare la mediazione, degli accordi, di far passare, è costretto a operare molto giornalmente per potersi tutelare. E vedete come già cominciava a colpire. Ma poi arriva il 2012. Il governo, come si chiama? Monti, l'esecrabile Severino, ma Pobretti era là, io dico Pobretti, era un esecutore di oggi e basta. Esibiva le disposizioni che gli hanno dato il Parlamento. Chi ha approvato le leggi? Mica poteva fare, lei poteva proporre. E chi l'ha approvato? Il Parlamento, la maggioranza. Chi si è opposto? Io voglio sapere quante volte in sciopero sono state fatte contro il decreto, contro la legge, come si chiama, accidenti, quella là? Della Fornero. Della Fornero, non lo sapevi. Della Fornero. Quante... La Verona. La Fornero ha dato quelle conseguenze che mi ha detto il compagno. Ma io poco fa, Antonio sa qualcosa, io poco fa mi lamentavo con alcuni compagni perché la mia attività è diventata frenetica. Come? Alla fine della mia carriera, io mi stavo cominciando a riposare, non ho più pace da 2 anni a difendere lavoratori licenziati in continuazione, o con licenziamenti individuali o con licenziamenti collettivi, accidenti. Non ho più tempo a difendere gli emancipati, quindi immobilizzati, perché ne fanno tutti, ma tutto con uno scopo preciso, quello che diceva il compagno, quello di abbassare il costo del lavoro.
perché hanno pensato che si potesse uscire dalla crisi economica abbassando il costo loro, quindi le imprese si riprendevano. No, hanno fatto un errore di una gravità inaudita, perché quando c'era la scuola di sotto, per moltissimi anni c'è stato il secondo boom economico, che è stato fermato da scelte naturali. Dopo il 70 c'è stato Ercole, ricordami, la razionalizzazione dell'energia elettrica, è vero, che ha fatto abbassare i costi dell'attività, e quindi c'è stato lo sviluppo economico forte, imponente anche dell'Italia. Ecco, invece di prendere quei provvedimenti che hanno tutto preso in campo economico, hanno preso soltanto il capo espiatorio, il lavoratore che dà fastidio, eccetera, e quindi ecco, si è lavorato in questo senso. O si riparte, come diceva il compagno, da una nuova visione. Io non sono d'accordo perché è la cosa più facile formulare un quesito referendario. Non si perde molto tempo, se va a qualche esperto un po' il tempo, si fa il referendario, non si fa la battaglia, non si fa più niente, cioè non c'è più il sacrificio, è sacrificio la battaglia. Se non c'è quel sacrificio non ci possono essere risultati. Io dico, cambiate, bisogna cominciare a cambiare bene. Persone come me che hanno una certa età, le persone da 80-90 aiuti, ma voi cambiate pelle e forse sarà difficile, perché non c'è sensazione, indifferenza, preoccupazione, si vuole l'uomo della provvidenza che risolve i problemi, però ecco, soltanto con modificando e ricordando le battaglie che sono state si può ripetere la lotta e arrivare a risultati positivi. Ringraziamo allora Pino per il suo ampio e importante contributo. Interviene ora la compagna Daniela Jacopino, poi interviene il compagno Antonio Pensabene, e chi vuole iscriversi lo faccia subito, perché i tempi saranno a questo punto contingentati, 5-7 minuti per intervento, anche perché per il compagno Luca credo farà una breve replica, brevissima replica. Daniela, forza. Buonasera a tutti, buonasera compagno Scacchi. Allora, io premetto una cosa, essere qua è innanzitutto per me un onore ed è forse il superamento per la mia biografia e la mia appartenenza a una famiglia che ha una formazione di CGIL, come tutti voi sapete. Mio padre è una persona che credo abbia fatto la storia del sindacato scuola Reggio Calabria unitamente ad altri compagni, ed è una persona che chiaramente, tra l'altro, ha vissuto nel tempo poi male diverse decisioni che sono state prese al vertice, e ha dovuto, per tanti aspetti, è stato quasi un punito dal sindacato. Io penso che questa cosa sia palese a tutti, quindi per me accostarmi a questo diciamo questa platea comunque di uditori militanti di una mozione che, come diceva il compagno Scacchi, deve essere promotrice di un diverso modo di pensare da parte del sindacato, perché è chiaro una cosa, l'avvocato Morabito ha citato l'articolo 1, l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 4, un altro importantissimo articolo è l'articolo 2 della Costituzione, che fa riferimento ai diritti dell'uomo come singolo e come appartenente alle formazioni sociali. Il sindacato è una formazione sociale, la famiglia è una formazione sociale, la scuola, che è il mio campo di elezione, il mio campo lavorativo, è un'ulteriore formazione sociale. Una scuola che, come diceva il compagno Scacchi, se avesse seguito la linea di impronta tracciata dalla scuola di Bardiana, avrebbe continuato a mantenere questa eccellenza, e quindi, come dire, una scuola che sia pluralista, che sia, come oggi dicono i ben esperti, in materia di inclusione per tutti e per ciascuno. Uno degli aspetti che vorrei sottolineare, che riguardanti appunto un sistema di trasformazione dell'istruzione italiana, che riguarda ovviamente
la legge sulla buona scuola, la vituperata 107 del 2015, è l'aspetto che riguarda la DEL, che riguarda il cosiddetto atto 378 in materia di inclusione delle persone con disabilità. Io sono un insegnante di sostegno, sono anche un legale, una formazione giuridica, che chiaramente mi consente di vedere e di valutare questo atto normativo in particolare sotto un duplice aspetto. Un aspetto giuridico: dal punto di vista legale si tratta di 21 articoli che non, onestamente non aggiungono nulla a quanto è stato già normato e tra l'altro inquadrato perfettamente dalla legge 104 del 92. Non aggiungono niente dal punto di vista dell'affermazione dei principi, perché voglio dire, l'inclusione sociale è un principio di rango costituzionale, la loro possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro è un principio di rango costituzionale, soprattutto si tratta veramente di diritti della personalità. Esiste una convenzione ONU che è stata ratificata dall'Italia, è del 2006 con legge del 2009, quindi ripeto, andare addirittura a cercare di toccare quella che è l'eccellenza, perché un altro dei motivi per cui l'OCSE non ci bacchetta sul discorso dello svantaggio tra classi sociali, anche l'aspetto importantissimo dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, e mi permetto di dire una cosa, il tutto nasce, lui diceva 40 anni fa, perché gli anni 60, fine anni 60, anni 70 sono stati importantissimi per quanto riguarda la nostra storia nazionale, non soltanto per il nostro caldo autunno sindacale del 68, ma questo caldo autunno sindacale ha portato al superamento di quelli che erano i modelli della segregazione sociale. Pensiamo alla diffusione delle idee di Marcuse nel 64, l'uomo ad una dimensione, quindi l'uomo soggiogato da questo bisogno atavico di produrre, non ci sono dei limiti e noi dobbiamo soltanto scegliere da un'infinita possibilità di prodotti. Oggi ci sentiamo proprio degli automi in questo modo. Sì, assolutamente, sarò nei 3 minuti. Che cosa voglio dire? Perché parto dai principi? Perché i principi sono sempre la base teorica sulla quale fondare qualsiasi intervento di tipo normativo. Quindi siamo arrivati al superamento delle classi differenziali, siamo arrivati a questa spinta all'integrazione, che inizialmente era l'inserimento delle persone con disabilità, poi è diventato integrazione perché viaggiavano insieme la programmazione curriculare unicamente a quella individualizzata per gli alunni con disabilità, e siamo arrivati all'inclusione non con la circolare sui bisogni educativi speciali, parlo con i tecnici qui presenti, ma proprio con nel 2009, soprattutto con le linee guida dell'UNESCO, che sono state le prime ad affermare che la scuola deve essere per tutti e per ciascuno, perché bisogna raggiungere, le scuole sono più inclusive perché riescono a raggiungere tutti gli studenti. E adesso che cosa facciamo? Cancelliamo totalmente questi 40 anni di eccellenza dell'inclusione, perché è come un valore assoluto, una causa finale inamovibile. Io dico sempre il primo motore immobile aristotelico, che è un valore a cui aspirare come perno della tradizione pedagogica italiana, e nel contempo è ciò che ha garantito veramente l'universalità del diritto all'istruzione. Quindi atto 378 che cosa fa? In primo luogo pone in essere delle supercommissioni mediche formate da un medico legale, da un pediatra, un neuropsichiatra infantile, e a loro poi ci sarà un rappresentante dell'INPS, un rappresentante della scuola, dell'amministrazione scolastica che abbia partecipato ai progetti della 107, quindi con chi come me fa questo mestiere per vocazione da 15 anni, o chi come Claudia Iannò o altre persone qui presenti come Roberto Schiripa, che scelgono di restare sul posto di sostegno ma non hanno partecipato ai progetti della 107, non hanno nessuna esperienza, magari l'ultimo arrivato che ha capitato sul sostegno perché per causa di forza maggiore, perché il sistema delle graduatorie a volte proprio per anzianità di servizio comunque comporta, e soprattutto la chiamata diretta, che venga completamente in un certo senso messa da parte quella che è la vocazione del docente, si ritroverà a poter valutare il diritto e attribuire le risorse di sostegno didattico agli alunni. Supercommissione che ovviamente cancella il diritto all'istruzione a rapporto individualizzato pieno per quanto riguarda gli alunni che sono in stato di gravità,
perché non si parla più di certificazione sulla base della condizione di disabilità, ma sul cosiddetto profilo di funzionamento che hanno voluto le grandi federazioni come la FISC e la FAND. Con tutte le criticità o quanto possiamo essere d'accordo o non d'accordo con questi aspetti, la cosa fondamentale da dire è che poi ci sono questi GIP, questi gruppi di inclusione territoriale, che dovrebbero stabilire come devono essere, senza ovviamente alcun aggravio di spesa a carico dello Stato, come sostanzialmente devono essere distribuite le risorse del sostegno didattico. Quindi parlo di insegnanti, parlo di assistenti alla comunicazione, parlo della competenza del personale ATA per quanto riguarda il supporto igienico-sanitario e parlo tra l'altro di una legislazione regionale che è differente da un posto all'altro, perché volendo in questo senso è come se si trattasse di una sorta di federalismo, perché ogni regione, soprattutto quelle a statuto speciale, sia la Sicilia che il Trentino Alto Adige, hanno su questa materia legiferato diversamente perché hanno delle risorse diverse da quelle che può avere la Calabria. Quindi che cosa comporta questo? Un'assoluta cancellazione di quello che è il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. E in questo senso sono contenta che la CGIL si sia svegliata e che si sia messa in linea per quanto riguarda gli aspetti legati proprio alle forti criticità, perché la CGIL è stata il primo sindacato, unicamente sindacati di base, che ha posto in essere il problema non solo della buona scuola, ma di quelle che sarebbero stati i riverberi in materia di diritto all'istruzione dei disabili. Infatti c'è stato un articolo proprio di 4 giorni fa che proprio sottolineava il fatto che nonostante il ministro Fedeli sia di provenienza CGIL, rispetto alla Giannini sia una persona sicuramente con una esperienza diversa, non entriamo nella maglia dei titoli di studio, ma parliamo della sua formazione sindacale, non è una prestanome che mette nome a un decreto, ma è una persona che comunque ha una formazione diversa e che sta cercando di ascoltare le basi, perché il problema della buona scuola è stato questo: non si è ascoltata la base. È stato il più grande errore che Renzi potesse compiere, e l'ha detto anche Andreotti. Io penso una cosa: se noi colpiamo le fasce deboli e cerchiamo di affermare di principio, per esempio, la legge sul dopo di noi, che è una legge che ha una sua validità, nonostante quel finanziamento sia scarso, perché le persone che con disabilità, che hanno delle aspettative di vita ovviamente correlate a quella che è la loro patologia e che si trovano molto spesso, perché il problema del dopo di noi riguarda i genitori che non possono più sopportare i figli oltre ovviamente una certa fase biologica della loro vita, questo governo ha dato la possibilità di pensare a quello che succede dopo, ma non ha dato la possibilità di capire che cosa succede prima, cioè il prima, la costruzione del progetto di vita. Se io taglio i fondi all'istruzione delle persone con disabilità, gli impedisco l'inserimento nel mondo di lavoro, gli nego un diritto di personalità e gli nego la possibilità poi di un'aspettativa di vita diversa. Quindi non posso andare a porre in essere una legge che mi garantisce quale sarà il percorso diciamo quando sarò privo di sostegno familiare, però non prevedo tutto quello che devo fare per arrivare ad avere un inserimento lavorativo. Questo è il mio punto di vista e spero insomma che, come si sono fatti dei passi in avanti, si continuino a fare, perché veramente approvare questa legge, io spero che il Presidente Mattarella non firmi la delega sul sostegno. Grazie Daniela, che interviene ora subito. Antonio fa una grande cortesia, Antonio pensa bene, sempre nell'ambito di 5-7 minuti. Sarò velocissimo, anche perché mi piace tante volte anche ascoltare quando assisto a belle discussioni. Io penso che quello che ha detto l'avvocato Morabito, che da 2 anni che sta uscendo letteralmente pazzo per difendere i lavoratori, cioè è una testimonianza reale di come è cambiata la tutela del lavoratore. E io dico, poi mi permetto di aggiungere, ringraziamo anche a Dio che abbiamo avvocati così, ce ne vorrebbero di più, che quando il sindacato non riesce a dare delle risposte per la tutela dei lavoratori, ancora in qualche tribunale la si riesce a spuntare, ma questo chiaramente non deve diventare un alibi. E poi devo dire, mi ha colpito molto l'intervento del compagno Luca Scacchi. Io è la prima volta che lo vedo, lui insegna all'università
di Aosta ed è originario di Milano, e mi ha colpito molto per alcuni temi che ha toccato, tra cui quello della diseguaglianza, ad esempio rapportata nell'insegnamento scolastico. E io proprio sul suo intervento mi permetto di portare delle mie testimonianze reali di come le ho vissute io questa fase. Io sono stato uno di quei ragazzi che alla prima riforma universitaria di Berlusconi ho abbandonato l'università, poi ho ripreso la laurea dopo, lavorando a 40 anni. E io mi ricordo che la volta l'abbandonai perché ero al secondo anno in giurisprudenza, quella riforma universitaria fece passare le tasse universitarie da 250.000 lire a circa 1.500.000, poi la riformarono e le riabbassarono di nuovo, però l'università di Messina quell'anno fece così. Io ero un ragazzo, avevo 23 anni, mio padre era un operaio, lavorava all'Enel. Io mi ricordo, io certe volte faccio calcoli particolari, quando ho fatto 40 anni ho detto ho fatto la metà di 80, io mi ricordo che una volta feci un calcolo amaro, cioè quelle tasse universitarie erano un mese di stipendio di mio padre, solamente l'iscrizione e più le altre cose, e allora decisi di lasciare l'università e andare diciamo a entrare nel mondo del lavoro. Ma perché dico questo? Perché poi faccio un'altra riflessione ancora più amara, perché oggi sento parlare di libero mercato, di pari opportunità, però sento parlare di questi concetti e principi solamente per le imprese. Cioè oggi lo Stato, così come l'Europa, e c'è questa ventata, si impegna per cui le imprese devono avere pari condizioni in ogni loro affare, non viene data riconosciuta la pari opportunità commerciale imprenditoriale solamente al singolo imprenditore, ma anche addirittura a degli organismi astratti, quali sono le società. Poi sappiamo benissimo, nonostante gli venga concesso questo delle pari opportunità, cioè a enti che in pratica non esistono oppure si racchiudono in singole persone, che anche lì poi lo stesso, questi enti fanno i furbi, perché non sfruttano, non si accontentano della pari opportunità, ma poi fanno rapporti di forza. Se voi pensate, per esempio, sfruttando legge degli appalti, generando corruzione, perché un grande gruppo, pur di prendere un grosso appalto, quante volte è capitato in Italia? Nonostante ha la stessa possibilità, diciamo, di un'altra società, usa un rapporto di forza che è malato e quindi corrompe funzionari, cose per aggiudicarsi quell'appalto, nonostante abbia le stesse opportunità delle altre società. Eppure vediamo uno Stato, come è stato detto oggi, ancora nella nostra Costituzione c'è scritto che lo Stato dovrebbe rimuovere quelle diseguaglianze di ordine sociale, economiche, garantite, diciamo, a tutti i cittadini. Eppure vediamo un'inversione. In più, io sono un operaio, sono contento che ci siano docenti, pensionati qui tra di noi, perché c'è sempre da imparare, perché anche dagli altri lavori, perché l'arroganza padronale che c'è stata in questi anni, come è stato detto prima, ha coinvolto tutti. E anche in piccole cose impensabili, e io porto quest'ultima testimonianza e poi la chiudo, sempre rifacendomi a scacchi sul controllo a distanza. Io ho fatto l'altro giorno un viaggio con un caro compagno che è sempre metalmeccanico, però invece di essere in fabbrica come me fa dei servizi di manutenzione. Adesso l'azienda li ha convocati perché praticamente vorrebbe, sempre sul fatto della mensa, vorrebbe, loro usufruivano, avevano un accordo perché usufruivano dei buoni pasto. Ci sono tante categorie che usufruiscono dei buoni pasto. Praticamente l'azienda gli dà questo biglietto che è diciamo di 8 euro, 9 euro, e il dipendente dovrebbe utilizzarlo per poter consumare un pasto. Ora sovente capita, anche per il lavoro che fa lui, che si può trovare in montagna, in posti isolati, dove non è facile reperire un esercizio commerciale che lo accetti. E allora il dipendente solitamente cosa fa il lavoratore? Compra un panino, oppure quella volta mangia così, magari se lo porta da casa, poi raccoglie questi buoni pasto e a fine mese costituisce un paniere per poter fare la spesa, diciamo, in famiglia. Adesso guardate bene, l'azienda convoca il sindacato
e chiede al sindacato di abolire questi buoni pasto in questa forma, ma di inserire un ticket elettronico, cioè in pratica ha lo stesso valore, però viene tracciato sia dove mangia, sia quanto spendi, e in più orario, tutto, tutto. Quindi l'azienda dice, intanto tu vuoi quel ticket tuo elettronico, cosa cambia? Lo devi consumare per forza quel giorno, lo devi consumare per forza quel giorno, se non lo consumi quel giorno lo perdi, se non lo consumi quel giorno lo perdi, oltre chiaramente a tracciarti completamente. Ma voi perché pensate che l'azienda chieda diciamo un cambiamento così? Cosa può interessare all'azienda se io un giorno consumo due buoni pasto in più perché magari ho più fame, ho lavorato di più, e un giorno magari non ne consumo neanche uno perché ho portato un panino alla casa? Cosa deve interessare all'azienda? Interessa chiaramente, perché intanto ti obbliga, quel soldo che io ti do tu lo devi consumare oggi e solamente in quella forma che io ti dico, e in più chiaramente io ti traccio, perché io poi, e non solo questo, c'è anche di più, ho finito, io ti obbligo ad andare a mangiare dove dico io, ti pago io e tu vai a mangiare, quindi c'è un'invasività della privacy, diciamo, della persona, una continua erosione di quelli che sono gli spazi vitali proprio minimi, diciamo, del lavoratore. Spero di non averla fatta lunga e vi ringrazio veramente della discussione, spero di sentire altri interventi. Grazie. Allora, intervento, ringraziamo Antonio, interviene ora Mimmo Jacobino, poi Roberto Sirriva, poi il compagno Citrea. Sempre nell'ambito di avere 25 questo minuto. Buonasera, io non tanto volevo intervenire perché è intervenuta mia figlia, basta, generalmente basta uno per famiglia. Comunque, siccome mi ha chiamato, cederò qualche cosa. Voglio dire, io sono un insegnante in pensione e da 4-5 anni seguo la scuola della CGL da circa 30 anni, però nel tempo mi pare che sempre più va a peggiorare, perché ci sono sempre meno diritti, si parla più di doveri. Gli insegnanti, voglio dire, ma non soltanto gli insegnanti, ma tutte le categorie, tutto il lavoro è precario, è diventato precario, non ci sono più diritti dei lavoratori. Il sindacato, purtroppo, devo dire, pure molto spesso, pure la CGL, non fa fino in fondo le battaglie che dovrebbe fare, perché se i diritti dei lavoratori stanno diminuendo per vari motivi, vuol dire che il sindacato purtroppo è carente, che non riesce più a tutelare quelli che erano i diritti. Io mi ricordo negli anni 80, negli anni 70, cioè i lavoratori erano rispettati nel posto di lavoro, avevano i loro diritti, avevano la loro dignità, anche perché lavoro significa dignità, perché chi non ha un lavoro, chi è precario, perde anche la dignità, perché non ha possibilità di andare a mantenere, a dare, che vi devo dire, una vita tranquilla alla famiglia. Principalmente poi oltretutto c'è il problema dei giovani. Qui è una terra che si sta spopolando, cioè la gente se la sta andando tutta, anche perché è da anni, da 50 anni, da 100 anni, forse da quando c'era l'Unità d'Italia, che per questa terra non si è fatto niente, l'hanno utilizzata sempre come terra di sfruttamento. Poi sono nati anche i partiti del nord che fanno razzismo e che ancora noi non riusciamo a metterlo un po' all'angolo, anche perché ci sono delle persone, inutile che io vado a citare, ci sono delle persone ancora che fanno razzismo anche con i meridionali. Ora magari se ne sono accorti che in un pezzo di terra, in una parte nord magari non riescono, e ora se stanno scendendo verso il sud, pensando che cosa, cioè praticamente qua non si parla del diritto delle persone, si parla, si imbroglia, si dice soltanto
cioè praticamente si fa sempre politica, politicanti, c'è gente che deve, che cerca i soldi, che cerca di andare al potere per gestire che cosa? Per gestire, voglio dire, il loro potere personale, perché purtroppo è da tanti anni, qualsiasi governo sono venuti da destra e di sinistra, a me dispiace dirlo, però cioè, i governi sia di destra che di sinistra, che cosa stanno facendo? Stanno togliendo diritti ai lavoratori. L'ultimo, il nostro caro Renzi, che noi speravamo che portava una rivoluzione nella scuola e così via, nella, in tutta la parte del lavoro, ha precarizzato più degli altri, quanto gli altri più degli altri. Oltretutto nella scuola ha creato, se una persona, voglio dire, assume 100.000 insegnanti e l'80% di vota contro, vuol dire che qualcosa non c'è. Giustamente, come dicevo, cioè non si è ascoltata la base, non si è ascoltato gli insegnanti, non si sono ascoltati gli alunni, i diritti dei bambini, cioè oltretutto vengono menati qua i diritti dei più deboli, dei più deboli. Cioè Don Milani è oramai diventato una chimera, cioè che diceva dare di meno, dare di più a chi ha di meno. Voglio dire, sono cose che si sono dimenticate. Cioè, qui ognuno è libero di fare quello che vuole. Voglio dire, io sto cercando, anche perché mi pare che la scuola oramai c'è qualcuno, intanto c'è Jacopo Vino Daniela che ha parlato, ma ci sono, ci saranno tante altre, c'è Pino Sigre che ha parlato, hanno parlato tanti, magari ci sarà altri interventi che diranno. Io dico che purtroppo si deve incominciare da capo. La buona scuola non è una buona scuola, è una cattiva scuola, e si deve cambiare, si deve andare a modificare tutto l'apparato. Oltretutto ci vorrebbe una nuova riforma per andare a dire, per riprenderlo da capo. Purtroppo c'è sempre la sinistra, perché questo è partito da Berlinguer e man mano poi sono stati gestiti dai vari governi di destra che hanno precarizzato il mondo. C'è le nostre eccellenze che erano la scuola elementare, i moduli e il sostegno, che erano due eccellenze, li stanno debellando. Io questo volevo soltanto dire, cioè voglio dire, lasciamo spazio anche agli altri, perché qua c'è un dibattito aperto, è giusto che ognuno esprime il proprio pensiero. E allora ora interviene il compagno Roberto Schirriva, poi dico tutti gli iscritti, così ci attrezziamo, se c'è qualche altro che si iscrive subito. Allora si iscrive anche il compagno Messina, abbiamo a questo punto il compagno Schirriva, poi interviene Citerea, il compagno Citerea, sì, sì, io ho visto, Citerea, dopodiché però chiudiamo, dopo di questo appello chiudiamo gli iscritti a parlare. Poi ci dovrei essere io, poi il compagno Farina e poi tutti i due compagni che si sono iscritti, che sono Messineo e Casile e Neri. Quindi a questo punto i tempi sono necessariamente contingentati, non più proprio rigorosamente 7 minuti, a 5 minuti io anche meno. Una segnalazione. Vai, sarò brevissimo. Ringrazio il compagno per aver sottolineato un aspetto, quello della controllo. E io sono un insegnante di sostegno, è stato efficacemente dalla compagna Daniela sviluppato la questione relativa agli effetti nefasti per l'inclusione degli alunni disabili dell'atto della legge delega alla 107. Un aspetto che mi consente di ricollegarmi a quanto affermato nella relazione d'apertura del compagno Sacchi. Sono stato di recente a Napoli ad un convegno organizzato, ti insegno o ti imparo, da la Giunti Scuola, che assieme all'Erickson è una casa editrice molto impegnata anche per questioni di business nell'organizzare convegni eccetera nel mondo della scuola. E con disagio ho ascoltato la relazione di una dirigente scolastica di un istituto comprensivo di Verona, la quale ha illustrato
una pratica che da quest'anno scolastico ha visto impegnato il suo istituto nel modificare il curriculum per creare una verticalizzazione a partire dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola media, la chiamo ancora col vecchio termine, è emersa la necessità, affermata la dirigente scolastica, di dotare le classi di telecamere per controllare l'operato dei docenti. È riuscita a far accettare dal collegio docenti questa pratica abominevole. Ricordo che ancora vige la Costituzione, l'articolo 33, l'arte e la scienza sono libere e libero ne è il loro insegnamento. Ebbene, io mi sono alzato, me ne sono andato ovviamente a sentire certe assurdità. Notavo appunto con raccapriccio il fatto che tra i circa 200 colleghi presenti, illustri docenti universitari, per fortuna c'era il linguista Raffaele Simone che saltava e ballava sulla sedia, nessuno ha capito di cosa si stava parlando. Ecco che quindi io dico, nel mondo della scuola, nelle fabbriche, cominciamo a porci certi problemi, cominciamo ad affrontarli, perché ormai l'ideologia neoliberista si è diffusa e purtroppo, senza renderci conto, è stata introiettata anche all'interno del nostro modo, della nostra mentalità, del nostro modo di agire, anche di rapportarci con gli altri. Dico, il mio invito, la mia sollecitazione è al sindacato: cominciamo a parlare di formazione, cominciamo a recuperare la tradizione e cominciamo a confrontarci con il mondo del lavoro, perché forse ancora le case matte non sono tutte perdute. Bisogna ricominciare dal mondo del lavoro, dalla realtà delle singole situazioni, per cercare di costruire un mondo diverso, per cercare di affrontare diversamente i problemi con una coscienza di classe che nasce dalle concrete situazioni di lavoro e di vita. Solo questo è. Costruendo quest'area sindacale. Quindi, compagno Citerea, ti auguro una lunga e felice militanza. Il tuo intervento sia soltanto il primo passo di un lungo cammino. Sì, l'importante è fatto. Allora, dopo una breve presentazione iniziamo a parlare di dei punti. Chiedo scusa, dopo di te dovrei intervenire, sì. Me lo ricordo. 3, 5, 7 minuti massimo, va bene? Allora, sono Giancarlo Citrea, cittadino di Villa San Giovanni, mi occupo di attivismo sul territorio della mia città. Il mio percorso è iniziato con il Movimento 5 Stelle, con l'elezione amministrativa del 2015 non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ma questo non mi ha fermato, forse sono stato l'unico a continuare un'attività sul territorio di Villa San Giovanni, sino ad oggi e anche domani. Comunque, mi sono alzato al tavolo dei 5 Stelle perché a me piace lavorare, ho dei tempi, ho una certa continuità di lavorazione, quindi se si becca l'organizzazione e non si va avanti, mi alzo dal tavolo e me ne vado. E quindi, per un periodo un po' solitario, ho pensato di iscrivermi al Partito Comunista, quindi anche iscrivermi anche alla CGIL, quindi per completare un quadro, spero, di una vera sinistra, quasi scomparsa. C'è al governo, dicono, ma non so se è destra, se è sinistra, se è di centro, non so definire. Comunque, dopo questa piccola presentazione, vorrei parlare dei voucher, questi benedetti voucher che
che rendono la vita molto complicata, cioè senza una sicurezza, senza una sicurezza, vabbè. La CGL con una petizione, cioè più di 3 milioni di firme, ha spaventato il governo. Ha spaventato il governo, che il governo che ha fatto ha attuato subito un decreto e ha fermato l'acquisto di questi voucher il 17 aprile, questi possono usare fino al 31 dicembre. Ma il decreto, oggi è stata una sentenza della Cassazione, questa settimana o la scorsa, non ricordo la data, dove dice che il decreto deve essere tramutato in legge, se no non può essere esecutivo. Quindi loro potrebbero anche fare un altro decreto e rinnovare questi voucher, semplicemente. Loro hanno attuato questo decreto perché? Perché secondo loro per fermare questo referendum, perché sicuramente lo perderanno il referendum, ma non per migliorare il sistema, ecco, cioè semplicemente. Sui voucher dico poco, ma interessa anche, visto che c'è il delegato nazionale per la scuola, vorrei fare una proposta, perché il diritto al lavoro e alla scuola è molto importante, ma questo diritto, guardando la 360 gradi, senza le strutture adatte, le dotazioni didattiche, questo diritto al lavoro, nel lavoro, viene a mancare per i docenti, non solo per i docenti, perché senza le dotazioni didattiche, che tra nord e sud c'è una grande differenza, quindi i docenti non possono lavorare, non possono esprimersi nel migliore dei modi, e soprattutto una scuola dell'obbligo, scuola primaria e secondaria, gli studenti non acquisiscono, non avendo gli strumenti adatti. Secondo me la scuola sta alla base della società, una società civile e democratica, e la scuola è il nostro futuro. Anzi, propongo al compagno Scacchi di partire dalla provincia di Reggio Calabria, di entrare dentro le scuole per vedere i docenti cosa hanno bisogno, per portare avanti i nostri figli e il nostro futuro. Va bene? Ci vediamo dopo. Grazie Giancarlo, dopo di me dovrebbe intervenire, se vuole, il compagno Farini, comincia da Zezzano, intanto dirò io qualche cosa. Microfono. Parlo da qua. Tutto sommato io do una valutazione positiva di questa iniziativa. Non è stata un'iniziativa straordinariamente partecipata, ma è pur sempre un momento importante nella nostra vita. Noi andiamo verso un congresso, l'ho detto già nella presentazione dell'iniziativa, e io sono dispiaciuto del fatto che la segreteria della Camera del Lavoro non abbia contribuito a fare sentire la sua voce. Noi ci vogliamo confrontare con tutti. Noi crediamo autenticamente, veramente, fortemente al diritto alla democrazia nel sindacato, e nel momento stesso in cui noi ci teniamo che alle nostre iniziative ci siano i dirigenti della Camera del Lavoro, chiediamo però che da parte degli organi dirigenti della CGM, Confederazione e Categoria, ci sia il pieno e sostanziale e reale riconoscimento alla nostra dignità politica. C'è un problema elementare. La CGL si presenta come sindacato che tutela i diritti dei lavoratori. Per questo motivo io ritengo che la CGL debba coerentemente tutelare i diritti i compagni di potersi esprimere permanentemente nella vita del sindacato, a organizzarsi in piattaforme, in aree, dando a queste soggettività che ci sono all'interno della CGL la piena agibilità politica. È inutile che giriamo intorno a un nido. Qua, nella situazione di Reggio Calabria, c'è un grave problema di conquista della agibilità politica all'interno della Camera del Lavoro. Molti compagni
sanno che il sindacato potrebbe crescere, specialmente nel mio settore, nel settore della scuola, se fosse meno conservativo, non conservatore, conservativo. Quando io sento dire che tal dirigente sindacale ha i suoi iscritti e che c'è una difficoltà a rompere questa logica, ad accettare compagni nuovi come il compagno Sfirma, la compagna Daniela, che fanno una scelta di militare nella sindacato, io credo che la parte lesa di tutte queste prassi non sia solo la componente, la nostra componente, è parte lesa il sindacato, la CGIL nella sua interezza, perché quando mai si dice che un'organizzazione, il fatto è palese, è evidente, che in una situazione di crisi nel rapporto con i lavoratori sbatte le porte in faccia a decine di compagni che vogliono fare una scelta di militanza sindacale per la CGIL. Ma siamo alla pazzia, è la pazzia dei gruppi burocratici che hanno portato in Italia la sinistra sul versante politico e il movimento dei lavoratori sul terreno sociale al collasso. Se oggi la società è impazzita, non solo in Italia, il problema è a livello planetario. Se oggi noi, io ho sempre il tavolo dell'internazionalismo, cioè di non vedere i processi che avvengono anche in una realtà schifosa come quella della Regione Calabria, isolatamente da quello che avviene non solo in Italia, nel mondo. Si parte dal fatto delle tessere legali ai compagni, in primo luogo insegnanti o lavoratori della scuola, e si finisce in un mondo che esprime un Trump, a un mondo in cui imperversano populismi reazionari di ogni sorta. C'è un collegamento di queste due cose? Certo che c'è un collegamento di queste due cose, perché la burocrazia nella sua miope, assurda e suicida protervia sta dando spazio a degenerazioni mostruose, per cui i lavoratori non hanno più un punto di riferimento credibile e visibile nel sindacato e si affidano al primo guitto. La vicenda di Grillo è esemplare. Che si pensa, e di Renzi e di altri soggetti, ce ne sono a centinaia, che in questa caduta verticale di una soggettività alternativa, coerente, tanto sul terreno politico, tanto sul terreno sindacale, ci sguazza. Se il compagno Messineo potesse abbassare il tono della voce, sarebbe cosa utile. Vado rapidamente a chiudere. Questa sera è vero, non c'è una straordinaria partecipazione, però intanto ci sono le voci di compagni che hanno scelto di aderire alla CGIL, che è un fatto positivo, e c'è una presenza, certo circoscritta a pochi individui, che tocca più categorie. C'è la scuola, ci sono i metalmeccanici, c'è la filca, dico compagni, lavoratori, ma soggetti che devono essere coordinati tra di loro anche in vista del congresso. C'è un compagno del bancario, ci sono diversi compagni che sono pensionati, e io credo che noi come area a Reggio Calabria dovremmo avere un momento di discussione specifico, non solo sulla legge Fornero, ma anche sulla condizione di coloro che sono andati in pensione, perché vedete, questo è un terreno molto importante sia per la drammaticità di tutte le cose che vengono sulla base della liquidazione dello Stato sociale, ma poi avviene che questa categoria, perché c'è anche una ricaduta politica, viene usata massicciamente come elemento di alterazione del dibattito e degli esiti dei congressi,
noi dobbiamo avere su questo terreno un momento di discussione a Reggio. Non si può registrare, come nei congressi precedenti, che ci sono pacchetti di centinaia, di migliaia di voti che sono di compagni iscritti, di lavoratori iscritti allo STI, che poi vengono usati per alterare il dato congressuale, per cui tu hai queste aberrazioni da una parte, un gruppo dirigente che si ricorda dei sindacati e dei pensionati solo nel momento in cui questi pensionati si trasformano in pacchetti di voti per il congresso, e dall'altra parte, mentre tu hai questa apertura, hai la chiusura nei confronti delle energie che vogliono entrare dentro le CGL e fare una battaglia di rinnovamento nel paese, ma sapendo che il rinnovamento del paese non può passare, lo dicevamo nella nostra lettera inviata alla compagna Pacifici, senza un rinnovamento delle CGL non si rinnova il paese, non si rinnova il sindaco, ma il movimento sindacale si va sempre più verso il barco. Un'ultima cosa, poi ci saranno altri interventi, altri quattro interventi, forse ho rubato un paio di minuti, è un momento di passaggio questo, poi lo dirà anche Luca nella conclusione. Nei prossimi giorni noi esigeremo che ci venga data una risposta sul problema delle iscrizioni dei lavoratori, soprattutto nel sindacato scuola. È un fatto pubblico e palese che ci sono decine di compagni ai quali non può essere negata la tessera della CGL, l'accesso a pieno titolo, a pieno diritto e a piena dignità nella FLC scuola e anche, credo, anche in altri sindacati. Daremo avvio a questa procedura in piena sintonia con il coordinamento nazionale dell'area. La questione di Reggio e legittimità politica all'interno della CGL a Reggio, ieri abbiamo avuto anche un incontro a livello regionale in Calabria e più in generale nel Mezzogiorno, dove c'è la mostruosità di un sindacato, la CGL, che fa paura. I voti dei congressi della CGL meridionale sono un dato di estrema preoccupazione per la fisionomia politica reale della CGL e nella regione Calabria. Alcune gestioni che la CGL ha avuto regionalmente si inseriscono chiaramente in questo quadro. Quindi noi andremo avanti sulla battaglia delle iscrizioni in piena sintonia con l'esecutivo nazionale della nostra area. Riteniamo opportuno in queste settimane fare una campagna che metta assieme gli elementi di discussione che ci sono sulle tematiche nazionali. I voucher sono collassati, verranno riproposti, ma qualsiasi deliberazione, qualsiasi misura che il governo prenderà sui voucher eliderà, cancellerà il problema, sto finendo, del lavoro nero e precario, o non dobbiamo stare con le orecchie bene tese e con il cervello in funzione, mobilitandoci su questo terreno. Credo che noi in queste settimane dobbiamo fare un'altra cosa, portare i compagni a iscriversi nella CGL e seguire le dinamiche che si stanno producendo in Italia. Un'ultimissima cosa, un'ultimissima riflessione. Luca ha ricordato molto opportunamente tutti gli elementi di insoddisfazione che erano emersi durante il maggio del 2015. Io faccio un collegamento tra il maggio 2015 e il 4 dicembre del 2016. Cosa nega questo? Io non sono tanto pessimista sul referendum, non sono tanto pessimista sul referendum. Il referendum è buono e cattivo a secondo del livello di preparazione. Il risultato del referendum è poi il prodotto di un accumulo di fattori lenti e costanti. Il referendum non si vince o non si perde perché prendi più o meno voti, ma perché crei nel paese le condizioni utili per vincere.
Abbiamo avuto un grande sciopero nel 2017, occasione sprecata. Abbiamo avuto il risultato straordinario del 4 dicembre e anche questa su un altro terreno, ma anche questa è un'occasione sprecata. Ho finito veramente, ci rivedremo in ogni caso con una nuova assemblea. Invitiamo il compagno Fratti o comunque qualche compagno che nazionalmente coordina l'area poi a ritornare in Calabria in vista del prossimo congresso. Allora interviene il compagno Farina, Mimmo Farina, il quale è un impiegato della Hitachi e quindi fa parte della gloriosa città. Care compagne e cari compagni, siamo veramente pochi, direi pochi ma buoni. Grazie a Sergio che mi ha dato l'opportunità, al compagno Antonio Pensabene, anche se Sergio ha avuto dei problemi che sembrerebbero siano risolti. Ringrazio particolarmente Pino Siclari che ha aperto una piaga sulla crisi sindacale della FIUM e della CGL a Reggio Calabria. Ringrazio tantissimo il nazionale Luca Scacchi che ho avuto modo di conoscere prima di entrare in quest'aula e in particolar modo al caro Pino Morabito, e mi sono dispiaciuto non vederti a Lamezia, al caro compagno Peppino Lavorato. Comunque ho preso il libro da Massimo Povello, l'ho letto, non sapevo di una Calabria martoriata dall''ndrangheta e da tutte le lotte che avete fatto. Questo mi fa veramente tanto onore e merito, ed è veramente condivisibile. Io vengo da Palermo, i miei due paladini quando avevo 25 anni erano Giovanni Falcone e Paolo Emanuele Borsellino, che hanno segnato tantissimo le mie vicende giovanili, ma in Calabria c'è ancora di più probabilmente, e ti do grande merito e onore per le battaglie che hai fatto. Sei qui vivo ed è una grande vittoria, perché Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ahimè non ci sono più. Pochi ma buoni, dicevo, proprio perché abbiamo la necessità di ricercare quell'identità politico, sindacale, quei valori che non esistono più. Diceva bene Pino Siclari all'inizio quando diceva la frammentarizzazione del mondo del lavoro, la svalorizzazione della persona, ma anche la divisione sindacale che sia fatta apposta anche nella scuola. Se a me dicessero per mio figlio qual è il migliore investimento, un BOT, un CCT, un titolo di Stato, un titolo azionario, un covered warrant, io direi investirei in cultura. La scuola, Luca, non può essere considerata un'azienda con bilanci. La scuola è un luogo di aggregazione, un luogo di confronto dove i giovani incominciano a parlare, a dialogare, a esprimere liberamente il proprio pensiero. Nella scuola bisogna investire. Dal 50 al 70, benissimo, le riforme sono state congrue. Dopo il 70 abbiamo assistito a tagli scientifici, probabilmente per dividere, disgregare e non istruire il popolo, perché con un popolo ignorante probabilmente le lobby di potere la fanno da padrone e continuano a perpetrare tutti gli scempi. Non mi vorrei dilungare, hai citato Luca Crispi, De Pretis, io vorrei citare un Gramsci del 1921, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza, la Gramsci. E dovremmo fare proprio questo, pochi ma buoni, ma mettiamoci la passione, crediamo a quei valori e cerchiamo di unirci. Luca, io ti faccio tanti auguri, hai detto che sei un po' in contrasto con la visione della FIOM di Maurizio Landini, però che sia anche fatto ad arte questa spaccatura, questa disunione. È una piccola cosa,
Pino, mi dispiace che la compagna Mimma Pacifici non ha presieduto a questa importante manifestazione, probabilmente come il compagno Sergio Pesce avrà avuto dei problemi. La mancanza della compagna Mimma Pacifici sicuramente dispiace un po' a tutti, così come vedere la sala così, così spoglia. Cos'altro aggiungere? Non vorrei dilungarmi più di tanto, vorrei anche citare il compagno Enrico Berlinguer. Vogliamo una società socialista che corrisponda ai bisogni del paese. Questa era una citazione del 1978 che ritraeva un allora vice segretario del Partito Comunista in una trasmissione politica, e a stento il giornalista cercava di frenarlo. Vogliamo una società socialista che corrisponda ai bisogni del paese, che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione repubblicana, fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società socialista, badate bene, che rispetti tutte le libertà meno una, quella che permette di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà che ha il datore di lavoro di toglierti i diritti con una politica compiacente, tutte le altre libertà le annulla e le rende vane. È molto profondo e molto attuale. 1978. Cari compagni, concludo per dirvi che bisogna continuare con questa passione che ci anima a tutti. Siamo una goccia nell'oceano, ci diranno, ma questa goccia deve diventare il mare delle libertà, della partecipazione, della condivisione e della democrazia. Siamo in una crisi di valori che non ha eguali nel mondo. Diceva bene Pino Sigler, è un problema globale. Qua si parlava del telelavoro, anche Antonio Pensabene faceva riferimento ai buoni mensi. La società dove lavoro io, Itachi, sta pensando nel suo business futuro la digitalizzazione della società, la società 5.0, in sostanza è un software che monitorerà il traffico pedonale per indirizzarlo in funzione di determinati problemi. Ma la vera rivoluzione industriale, si parlava implementare il lavoro, di renderlo più favorevole al datore di lavoro, cercando di nel minor tempo possibile creare più prodotto. La quarta rivoluzione industriale si chiamerà robotica. È notizia di qualche due o tre settimane fa una proposta di Bill Gates che addirittura pensa di tassare il robot, né più nemmeno come un operaio, per costituire un fondo di solidarietà per tutti i posti di lavoro che la robotizzazione, la quarta rivoluzione industriale, creerà. Ecco, io ritengo che siamo arrivati veramente al limite, e la storia è ciclica e si ripete. La prima rivoluzione industriale, 1750, le macchine a vapore; la seconda, la rivoluzione chimica, il petrolio, l'energia elettrica; la terza, telecomunicazione elettronica; la quarta, ogni 100 anni la storia ci insegna che si ripresenta una nuova rivoluzione industriale. Ma è arrivato il momento, io ritengo, di fermarsi un tantino e riflettere, perché la corda non si può tendere all'infinito, perché potrebbe spezzarsi e mietere ulteriori vittime. Dobbiamo ragionarci un tantino tutti e riflettere a cosa stiamo andando incontro. Bene, non vorrei più annoiarvi. Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità e tanti auguri, Luca, per questa nuova proposta. Però uniti si vince, cerchiamola questa unità. Grazie a tutti. Messineo, poi il compagno Casile e poi Lignone. E poi abbiamo finito e diamo quindi la parola per il presidente. Grazie, buonasera. Permettetemi un omaggio affettuoso all'avvocato Pino Morabito, perché mi ha messo in pista, come dire.
lo ringrazio, poi ringrazio tutti, compreso anche il compagno e tutti voi, che spero abbiate la pazienza di ascoltarmi. Io così brevemente vorrei diciamo così focalizzare un po', riprendere alcuni passaggi degli interventi dei compagni. Vorrei dire subito così una battuta, giusto per, come dire, prospettare poi un ragionamento più ampio. Veramente la CGIL oggi è un'altra cosa. Anche il sindacato oggi, che noi cerchiamo di, da diciamo, quella parte che ha rappresentato un po' la resistenza e che ha guardato ai lavoratori, ritengo tardivamente, perché in questi ultimi 20 anni, se non 10 quelli più recenti, sono passati le controriforme sul terreno del lavoro, sul terreno delle politiche sociali, grazie anche alla compiacenza così mascherata e spesso anche, oserei dire, pittoresca del maggiore sindacato, quale la CGIL. Un sindacato che si differenziava e si differenzia tuttora, ma in modo così molto discreto, dagli altri due sindacati più vicino al mondo dell'impresa, al mondo delle banche, insomma al capitale. Parlare, diciamo, oggi di questo, anche se la platea, diciamo, non rappresenta la grande forza e il grande entusiasmo che ci siamo dati per rilanciare un impegno e una militanza sia sul terreno sindacale sia sul terreno politico, perché i due aspetti, i due elementi, diciamo così, sono abbracciati, è come due persone sposate che a un certo punto, per ragioni diverse di incomprensione, si dividono. L'avvocato Morabito ha sottolineato un aspetto importante, questa sinergia e questa, come dire, questo viaggio storico di un partito, quale il Partito Comunista e la CGIL. C'è una forte anomalia rispetto alle sorti ultime di questi due soggetti. Quindi il sindacato, rafforzato da posizione politica in seno agli ambiti istituzionali, sul terreno sociale aveva costruito, e quindi l'evoluzione della storia ha prodotto questo, quindi non è un elemento di differenziazione che la debolezza del sindacato rispetto alla conclusione di un percorso storico che è stato, come dire, l'epilogo, il crollo del muro di Berlino. Per quanto riguarda l'aspetto della scuola, entro senza dilungarmi perché vorrei dire tante altre cose che mi girano in testa. Il discorso della scuola è un discorso della scuola come del lavoro. Parto dalla scuola brevemente. Presidente della Commissione Romano Prodi, le lobby che governano un po' l'istruzione in Europa chiesero a Romano Prodi di mettere mano a due segmenti, la scuola e il lavoro. Accettarono, diciamo, in Italia di pressione di queste lobby di mettere mano alla scuola, alla riforma della scuola. Giovanni Berlinguer, ministro del MIUR, ministro preso così a prestito, come ha affermato lui, in un mondo catapultato, in un mondo dove non conosceva, un uomo di un insegnante universitario, non conosceva nulla di scuola secondaria, eccetera. Comunque aprì le porte a questa nuova riforma e poi via via fino ad oggi. Le cose hanno avuto un'involuzione sul terreno della scuola. E per quanto riguarda il segmento del lavoro, chiesero a un insegnante, a una docente che
di lavoro, anche se insegnava eccetera, non capiva nulla, di fare una riforma che portasse il suo nome. Ma negli ambienti più, diciamo, approfonditi si dice che la legge Fornero sia stata pensata, ideata e scritta da Mario Draghi, o quantomeno ci abbia messo le mani. Quindi di Fornero ha solo il nome, ed è il secondo segmento che si è portato a compimento. Il discorso c'è da dire anche sul terreno. Immaginiamo il discorso che diceva il compagno Scacchi del diritto di accesso all'istruzione. Ma il diritto di accesso all'istruzione è stata una conquista parziale, in quanto dopo il 68, eccetera, senza soffermarmi, hanno capito che per governare le contraddizioni, specialmente sul terreno della scuola, era necessario la scolarizzazione di massa. Quindi negli anni 70 fasce sociali che da prima era impensabile che potessero avere accesso a un'istruzione di livello superiore poterono, come dire, avere questo diritto. Quindi la scolarizzazione di massa fino alla metà degli anni 80. Poi con la riforma degli anni 90 l'università di massa. Ma è servito solo a calmierare le contraddizioni. Oggi la scuola, abbiamo tutto chiaro che difficoltà vi è. Però immaginate se tutti i ragazzi non andassero a scuola. Ecco perché ritengo che sia, al di là delle difficoltà, tutte le storie, possiamo dire anche una sorta di ammortizzatore sociale. Immaginate tutte queste ragazze se non andassero a scuola. Aumenterebbe la criminalità, la microcriminalità, scippi, spaccio, tutto un mondo che ci vede già protagonisti ai noi. E quindi anche una forma di ammortizzatore sociale. La scuola non seleziona più, non costruisce più la personalità dei ragazzi, ma dà la possibilità a qualcuno volenteroso che vuole studiare di avere una prospettiva poi in ambito universitario più approfondita. C'è da dire anche che spesso si dimentica, perché io esprimo i miei concetti in modo imparziale, ho dei parenti, ho dei molti amici insegnanti, non possiamo, come dire, celebrare il mondo anche degli insegnanti. Gran parte necessitava di ritornare sui banchi di scuola. Quindi se c'è una scuola è anche il risultato di questo, di un percorso storico fatto di clientele e di facile accesso al mondo dell'insegnamento. Quindi gente non formata, non preparata, gente che grazie anche a un semplice titolo di studio di livello secondario ha potuto accedere all'insegnamento, e anche questo è il risultato. E in una situazione di profonda crisi, sto finendo, in una situazione di profonda crisi e di profonda crisi e di anche di risultati non soddisfacenti per un insegnante, io capisco che un insegnante che deve fare decine, centinaia anche di chilometri per avere uno stipendio misero rispetto anche ai docenti dei paesi europei, è chiaro che è demotivato, non ha interesse a sacrificarsi. L'avvocato Morabito giustamente ha sottolineato, oggi impegnarsi nella vita sociale e civile è un impegno, è un sacrificio, uno deve rinunciare a qualcosa, se non la solita così incontro conviviale, rituale, eccetera, si consumano insieme incontri, eccetera. Quindi impegnarsi socialmente, politicamente, culturalmente è un sacrificio, e oggi sacrifici non ne vuole fare nessuno. Ma ancora perché non abbiamo la scuola obbligatoria? Ma perché è un'imposizione stupida, è un'imposizione stupida. Un'imposizione stupida perché di fatto l'emersione scolastica di fatto c'è. C'è a Napoli, che è una delle regioni a più alto indice di dispersione scolastica, là
questo discorso non ha prodotto se non possibilità di non accedere a avere spazi alternativi alla dispersione, e quindi aumenta la microcriminalità, eccetera eccetera. Il discorso è che è stato, purtroppo, quando si è ancora minorenni non si può deludere la scuola, non si può, diciamo, non andare a scuola, perché la legge prevede questo, però di fatto è come se non andassero a scuola. Devi ho finito, è come se non andassero a scuola. Signori, in una classe magari di 20 persone stanno attento 5, il resto va lì perché non ha dove andare, e i genitori anche sono consapevoli di questo. Che devo fare? Mio figlio a 15 anni lo posso mandare dove? A fare che cosa? Un mestiere? Dove? E quindi la scuola è una sorta di ammortizzatore sociale. Concludo. Non è vero. No, non è vero. Questo è la mia, questo è il mio punto di vista. Questo è il mio punto di vista. È un ammortizzatore sociale. I docenti, gran parte dei docenti, va a scuola non a insegnare, a cercare la notizia del giorno. Come qualcuno sa, io lavoro nella pubblica amministrazione. Il discorso del controllo del lavoro, il controllo riguarda ormai diffusamente tutti i settori, in modo particolare anche nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi, le performance. Il dirigente che valuta il dipendente e dà un voto basso che non raggiunge l'obiettivo, vuol dire decurtazione dello stipendio fino al licenziamento. Questo è un percorso che si sta portando avanti, però non tarderà anche ad avere una sorta di allineamento col lavoro privato, e quindi potranno tranquillamente licenziare senza giusta causa. Quindi questo è anche un discorso che riguarda non solo la scuola o il mondo del lavoro, diciamo, subalterno, ma anche il mondo del lavoro pubblico. Quindi oggi il dirigente valuta il dipendente. Se il dipendente è uno del Partito Comunista dei Lavoratori e lui è di destra, può anche valutarlo non sul terreno degli obiettivi e della capacità professionale eccetera, ma anche sotto l'aspetto di una diversità politica di veduta. Questo è come il dirigente scolastico che può decidere le sorti di un insegnante, può decidere le sorti delle cose. Questo è il discorso. Grazie un po' una scherzata, no? Hai capito lo spirito bonario della mia osservazione? Pasquale Neri, detto Lillo, detto non detto, cortesemente 5 minuti. No, neanche meno, molto meno. Per compensare il senso di spiegato, della cosa che hai capito purtroppo, cioè di via, sono... Posso dire un suggerimento? Voglio dire una cosa sola, siamo pochi, ma non ha importanza. Ha importanza che siamo quattro gatti, non siamo quattro gatti, però siamo persone che abbiamo ragionato, abbiamo un'esperienza, abbiamo combattuto, però la Costituzione, richiamare la Costituzione adesso, cioè dopo 70 anni, cioè che è stata, i padri costituenti l'hanno stilata, e non viene, diciamo, cioè non viene applicata, mi pare che, cioè, nasce spontaneo dire che o combattiamo o non ci mettiamo dietro gli schemi burocratici o sovvertiamo questo mondo, cioè i cui fenomeni sono sotto gli occhi di tutti, una distruzione mostruosa continua. Meglio non parlare di cose di cercare un'altra terra. O la rimettiamo a posto singolarmente e senza dire che non si devono fare sacrifici, perché molta gente li ha fatti dai sacrifici, si deve sviluppare una nuova forza, una nuova vigorità anche nella sconfitta.
perché o si esce all'esterno, non si può stare, non si devono chiudere i telefoni, non si devono chiudere, si chiudono molte cose, molte, siamo chiusi dal sistema stesso, dal sistema che sta accadendo, anche la nostra Repubblica sta accadendo perché non riesce, c'è bisogno il Consiglio di Stato, c'è bisogno il concorso per 3.000 candidati che poi devono avere, ci saranno, cioè, non dico, tutti hanno diritto al lavoro, anche coloro che non sono abbastanza acculturati, perché la società li deve, cioè il comunismo significa che gli altri devono aiutare chi non ce la fa, anche a capire in quel mondo si vive. Qua la città di Reggio per me, io lo considero una città della morte, ma non perché la morte, cioè delle persone, perché la vivacità dei sindacalisti, delle persone, degli avvocati, cioè lasciamo stare tutte le qualifiche, qua o si scende in campo effettivamente, diciamo, e risolve il problema concreto. Della disapplicazione della Costituzione non può essere una cosa invisibile, le società all'estero, questo coso, cioè una forma di no. Poi citiamo Gramsci che l'hanno ucciso, citiamo altri diciamo, compagni che restano lettera morta, cioè, e si va sempre avanti così. È un combattimento continuo, non c'è tempo di riflettere, combattere basta. Combattere, se muori muori, ma devi dare la staffetta ad altri. Compagno Scacchi farà il punto un paio di minuti, due o tre minuti sulla situazione. Io proprio tre minuti, io credo che sia stata un'iniziativa ricca di voci e di punti di vista, di categorie di interventi. Sicuramente, diciamo, abbiamo discusso anche noi a lungo quanto avesse senso in area nazionale l'intervento del referendum, la scelta della CGIL del referendum, la sua efficacia e il suo ruolo, e se ne potrebbe discutere ancora a lungo. Sicuramente un punto l'abbiamo raggiunto, un referendum fatto così, astratto dalla dimensione del conflitto e astratto dalla dimensione di una mobilitazione più generale, non ha alcun senso. E questa è anche la critica che abbiamo avanzato a tutta la campagna referendaria della CGIL, della raccolta firme in poi, che è stata proprio condotta come se fosse una campagna elettorale politica, totalmente sul piano della propaganda e del porta a porta, completamente sconnessa dalle dimensioni di movimento e di lotta che pure ci sono nel paese. Per cui credo che su quello sia uno, su questo elemento possiamo concordare al di là di tutto. Hanno detto già molti, noi siamo stati pochi qui oggi, però io credo che da qui continuiamo e ripartiamo. Noi abbiamo adesso un percorso aperto di elaborazione del documento congressuale, il 19 e il 20 maggio abbiamo il seminario nazionale che si terrà a Rimini, avremo la festa nazionale probabilmente al nord, a Bergamo, a Treviglio per l'esattezza, a settembre, faremo un'assemblea nazionale all'inizio di autunno, durante l'autunno, a seconda dei tempi del congresso. Sicuramente abbiamo scelto, abbiamo avuto l'intenzione anche di continuare ad andare in tutti i territori, in tutte le regioni, per continuare a sentire i compagni, a discutere, ad avviare il percorso congressuale e poi organizzare. Sicuramente come nazionale saremo ancora qui in Calabria, rispetto alle iniziative che sceglierete e che avrete, sia per ripetere iniziative pubbliche di questo tipo, sia per difendere e cercare di conquistare, come il congresso scorso, tutte le agibilità e le possibilità all'interno del percorso della CGIL. Per cui con me o con qualche altro compagno ci rivedremo prossimamente. Grazie a tutti.